Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Capes on Air, il podcast ufficiale di RareCapes.it. Questo, che è il penultimo podcast dell'anno, sarà una puntata interamente dedicata ai film, ma soprattutto a Star Wars, visto che ci troviamo a qualche giorno dall'uscita dell'ultima pellicola di Star Wars. Prima di iniziare volevamo puntualizzare due cose. In questo podcast e in quello che ascolterete fra più o meno una settimana, che ha tema fumetti, non parleremo dell'accordo tra Disney e 20th Century Fox, perché quello a tema fumetto l'abbiamo registrato qualche giorno fa e dunque la notizia ancora non era uscita, mentre nel podcast odierno vogliamo concentrarci principalmente su Star Wars. Dunque ne parleremo largamente nel primo podcast del 2018, che arriverà comunque nella prima, massimo seconda settimana dell'anno. Dunque, prima di iniziare a parlare di Star Wars e a lasciare la parola ai miei convitati, ve li presento. Ovvero abbiamo tutta gente della redazione di Red Capes. Abbiamo Luca. Buonasera. Simone. Buonasera. Marcello. Ciao a tutti. Elisa. Buonasera a tutti. Federico. Ciao a tutti. E William. Buonasera, buonasera. Ok, bene, allora, prima di lasciarvi la parola per parlare di Star Wars, sottolineo proprio all'inizio del podcast, si parlerà ovviamente del film nella sua totalità, dunque questo podcast sarà strapieno di spoiler. Dunque, se non avete visto Star Wars e non volete spoilerarvelo tutto, come sto per fare io, evitate di ascoltarlo. Comunque, tornate ad ascoltarlo dopo aver visto la pellicola. Però, prima di iniziare a parlare di Star Wars, volevamo fare un breve sunto di questo 2017 dal punto di vista cinematografico, parlando brevemente di quali sono stati i film che ci hanno colpito maggiormente in questo in quest'anno. Allora, io parto subito con un film che, se non ricordo male, ho visto in anteprima proprio un anno fa esatto, e sto parlando di Split, l'ultimo film di M. Night Shyamalan, che è uscito a gennaio nelle sale italiane. Film che mi ha sorpreso positivamente. Shyamalan è un regista che comunque a me piace molto, però negli ultimi anni, tranne che per The Visit, che aveva fatto comunque molto discutere perché è un documentary horror con molte gag per stemperare la tensione, perché molti non l'avevano ben accolto, negli ultimi anni era un po' in una fase calante, mentre con Split torna con prepotenza sul panorama cinematografico mondiale, creando un film thriller psicologico con tinte horror, molto interessante, molto bello, e collegato a uno dei suoi film più belli, ovvero Unbreakable, che possiamo anche definire uno dei migliori cinecomic mai realizzati, nonostante non sia tratto da un fumetto, però si tratta comunque la materia supereroistica. O comunque persone dotate di poteri. Per cui, ecco, io citerei prima di tutto Split. Voi? Allora, io sicuramente Mother, di Aronofsky, che è assurdo, devastante, claustrofobico, potente, grande. C'è proprio un film che mi ha lasciato a bocca aperta, perché non mi aspettavo questo tipo di film. Ci sono entrato che credevo fosse una cosa molto più normale, e invece Aronofsky ancora una volta non è normale. Qui particolarmente si vede la crisi mistica che ha avuto, è sconvolgente in tutto. Probabilmente mai un film mi aveva sconvolto quanto Madre. E poi Trainspotting 2, hit sicuramente. Ok, Marcello? Ma io, insomma, direi, partendo dall'inizio dell'anno scorso quasi, con Logan, che mi ha sorpreso davvero tanto.
è stata la perfetta conclusione per il ciclo su Wolverine, oltre al fatto che è un film veramente... È l'unico film bello su Wolverine, soprattutto. Esatto, è l'unico film bello su Wolverine, ma è veramente un film bellissimo a prescindere dal mondo da cui viene. Cioè, secondo me è difficile definirlo un cinecomics se non fosse solo per il fatto che ha una controparte fumettistica, ma il livello è totalmente diverso da tutti i film supereroistici che si sono visti finora, e secondo me è stata veramente una sorpresa per il 2017. E poi è uscito, che mi era piaciuto tanto, il capitolo 2 di John Wick. Insomma, sono un'altra di quei film che già come il primo mi ha sempre affascinato, perché ha questo action fatto in modo molto elegante, molto fine, poi in tutta la sua costruzione. Davvero si è mantenuto bene, nonostante molti pensassero che il primo fosse stato un po' un colpo di fortuna, invece si è dimostrato che il film funziona, no? Mi ricorda come dire, i tempi passati dove gli action erano fatti bene, come i vari Die Hard o gli Arma Letale, che per essere, nonostante dei film magari con toni un po' più leggeri di John Wick, erano comunque film fatti a livello tecnico in modo tutto sommato ragionato. E poi un film a cui tengo molto è Get Out. Sì, che volevo citare anch'io, sì. Che secondo me è un film che ha pagato tanto, tanto, tanto il fatto che sia stato presentato come un horror. Questo è stato un errore di marketing fortissimo e l'ha penalizzato. In realtà credo sia uno dei tre più bei film dell'anno, in generale, proprio come film. E, sì, concordo. Nel senso, non come mia lista personale, come erano gli altri due, ma veramente sia per il messaggio, sia per come è girato, sia per la tensione che crea, sia per come la sviluppa, la costruisce, è un film davvero fantastico. E anche questa è una sorpresa, perché il regista, insomma, prima opera prima del regista, non ci si aspettava niente, molti già lo davano un po' per, insomma, quindi è spacciato prima che uscisse, mm-hmm. E poi ha questa nomea di dover essere un horror, che invece non è assolutamente, anzi è un thriller, è un film di denuncia abbastanza forte. Insomma, è stato, poi diciamo, l'anno si conclude con Blade Runner, e io poi lì mi fermo, perché per me il cinema dell'anno si è fermato lì, cioè. Poi tutto quello che ho visto dopo non è stato a livello, quindi e per fortuna che ho visto Mother, l'ho visto prima, perché sennò avevo temevo di perdermi anche quello, il gusto di Mother, invece è andato bene così. Poi chi abbiamo? William? Guarda, io il film che proprio ho apprezzato di più è Blade Runner 2049. L'ho trovato visivamente magnifico, il film che visivamente è davvero più bello dell'anno. Personalmente se la gioca, ma sono due cose differenti, con l'ultimo Star Wars, proprio su due piani differenti. Ah, pensavo con Super Vacanze di Natale. No. Poi vabbè, la regia di Villeneuve, ma anche la sceneggiatura, cioè, l'ho trovata davvero qualcosa di eccellente, cioè è al top di tutto. E soprattutto riesce in una cosa che, diciamo, da un certo punto di vista mi spaventava, ovvero sentire troppo il confronto con quello originale. Secondo me è addirittura migliore su certi aspetti, perché riesce a ricollegarsi perfettamente a quella che era la poetica, la filosofia del film di Scott, ma comunque riesce ad espanderlo, riesce comunque ad essere qualcosa di a sé stante. Io l'ho trovato davvero una cosa magnifica, che non era facilissimo fare, perché comunque il confronto con un cult come qual è il Blade Runner originale c'era. Poi purtroppo ha pagato a livello di pubblico gli incassi, probabilmente per un fatto di marketing, ma anche proprio è un film che forse il pubblico medio, diciamo, non andrebbe a vedere comunque. Beh, del resto, come è anche successo con il primo capitolo, cioè non è una cosa poi così lontana, cioè. Sorprendente il fatto che sia stato un flop al botteghino. Anche il primo Blade Runner fu un flop al botteghino, fu rivalutato
molti anni dopo. Come succederà anche con questo film, eh? Comunque chi lo ha visto lo rivaluta e lo valuta positivamente, ma molta gente comunque è stata diffidente, molta gente lo ha ignorato proprio perché è un prodotto che pensavano che andava forte sull'onda dell'entusiasmo, dei revival o dei sequel, cose varie, ma non è stato così. E poi diciamo, ma questo proprio per un fatto di emozionalità, l'ultimo Star Wars, diciamo, ma distrutto. Vabbè, tanto ne parlerete per il resto del podcast. Poi abbiamo ancora Elisa, sì, che l'ho mandata in crisi con questa domanda, che lo so. Sì, perché io non sono molto bravo a scegliere. Al di là appunto di Blade Runner, che anche io ho trovato meraviglioso, proprio a livello filosofico ed emotivo, infatti ho pianto come una vita tagliata, senza ritegno proprio, al cinema. Però al di là di quello, secondo me sono tre i film che mi sento di citare. Il primo è Dunkirk, che secondo me è un'opera straordinaria. Cioè Dunkirk, io sono entrata con zero aspettative perché Interstellar l'ho personalmente detestato, e invece mi ha steso emotivamente, perché pur essendo un film corale, cosa che potrebbe sembrare in qualche modo, non lo so, di togliere la personalità ai personaggi, al contrario si dimostra molto coinvolgente, al punto che finisci per emozionarti anche per personaggi di cui sai poco o niente. È un potere non da sottovalutare. È un film da vedere, perché parlarne è davvero difficile, non si rende bene l'idea di quello che è quando lo si vede, anche perché a livello visivo e di audio è una bomba assoluta. Io quando l'ho visto, l'unica cosa che ho pensato è che fosse cinema allo stato puro, cioè un concentrato proprio di linguaggio cinematografico, sì, messo benissimo su schermo. Cioè, dei personaggi noi sappiamo pochissimo, non ci raccontano niente, noi vediamo quello che vediamo e quello ci deve bastare per farceli piacere, per farceli amare. È una gran prova di forza da parte di Nolan, che non ha dimostrato veramente di saper fare cinema. Io non me l'aspettavo una prova di forza simile, perché insomma era un progetto molto ambizioso, gli è riuscito davvero bene. E oltretutto, cioè, il fatto è che cioè, si evidenzia il fatto che Nolan è sempre stato un ottimo regista. A me piace sempre, cioè, voglio sempre puntualizzare questa cosa del fatto che il Nolan regista non è il Nolan sceneggiatore. I film che sono stati deludenti per molte cose di Nolan sono quelli in cui lui era anche sceneggiatore. A partire da Interstellar, fondamentalmente. No, ma che poi cose deludenti Nolan ne ha fatte poche. Il fatto sì, è che era mancato magari quella cosa che, cioè, di solito tutti sono concordi nel credere che Nolan è comunque uno bravo con la macchina da presa. È che secondo me era sempre stato troppo legato, secondo me, uno che vende molto il suo talento, cioè se gli dai tanto lui ti fa il buon film, però non va mai oltre il compitino. Qui probabilmente l'ha voluto più lui la cosa e ha fatto vedere che è bravissimo. Esatto. se l'ha voluto. Sì, questo secondo me sono d'accordissimo, il fatto che è un esercizio di stile puro, gli è riuscito alla grande. Esatto, sì. E qua con Dunkirk, secondo me, ha fatto il suo terzo miglior film. E non è per dire qualcosa di male, ma perché, secondo me, nonostante sia molto bello, Dunkirk non arriva, almeno personalmente, ai livelli di un Memento e The Prestige. Che sì, sì, siamo d'accordo. Sono piaciuti davvero molto di più. Ma proprio perché quelli sono comunque dei piccoli capolavori del cinema che è un po' difficile andare a scardinare. Non è brutto dire che Dunkirk è il suo terzo miglior film. Non è a dirgli, vabbè, ma ce ne sono altri due più davanti. Sì, però perché dipende cosa sono i due. Sì, titoli, esatto. Più in avanti. Sì, sono d'accordo. E io mi rimetto un attimo dentro, giusto per citarvi due cose che mi sono dimenticato prima, perché volevo lasciarvi principalmente la parola, poi ti ridò subito la parola, Elisa, sì, sì. Se no dopo mi dimentico tutto. Due film che volevo citare, visto che probabilmente non citerete. Uno è Baby Driver di Edgar Wright, nuovo film di Edgar Wright, folle come i soliti film di Wright, girato benissimo, interpretato molto bene, un gran bel film. E anche The War, il pianeta delle scimmie, ultimo capitolo della trilogia del pianeta delle scimmie, che chiude perfettamente le trame iniziali con l'alba del pianeta delle scimmie, un'ottima trilogia.
realizzata in parte da Matt Reeves, ovvero il secondo e il terzo capitolo, che merita di essere recuperata e comunque apprezzata. E adesso vi rilascio la parola. Vai, Elisa. Ok. Sì, gli altri due film che mi sono venuti in mente sono due film di cui poi ho parlato anche nel sito. Uno è Borg McEnroe, che è passato in sordina sostanzialmente, ma è un film davvero davvero ben fatto. È uscito in un periodo troppo colmo di roba. Sì. Peccato è stato quello. Lo hanno anche venduto Maluccio. Cioè io lo hanno venduto Maluccio comunque perché è un prodotto europeo, quindi è anche normale. È finlandese, danese, non mi ricordo di dove altro. Comunque è proprio un prodotto di nicchia. E secondo me, nell'ambito di film sportivi, per così dire, che sono un terreno molto insidioso perché possono venire delle cavolate immense, è un film che sconvolge completamente il genere, lo cambia e ne fa quello che vuole in maniera molto profonda, molto innovativa e con delle interpretazioni impeccabili, oltre al fatto che alcune somiglianze dei personaggi sono pazzesche e la cura nel cast è una cosa che si apprezza sempre tanto, secondo me. E infine cito un titolo di cui appunto ho parlato su Red Capes, che tanto non citerebbe nessun altro, che è Paddington 2, ma io sono una fan di Paddington, quindi sono proprio senza ritegno, ma al di là del livello affettivo che può entrare, è una commedia all'inglese come non se ne vedono da secoli, cioè io parlo di titoli come Notting Hill o Quattro matrimoni e un funerale, che sono spettacolari per quanto mi riguarda, e Paddington 2 riprende un po' questa eredità, però la catapulta anche in una dimensione registica e di fotografia che ricalca un po' un Wes Anderson, per dire. Ovviamente non è la stessa cosa, però ci prova il fatto che un film per la famiglia, per bambini, tenta di essere anche qualcos'altro, di fare comicità e anche di mandare messaggi su più livelli, con un cast straordinario su cui spicca uno Hugh Grant cattivo, magistrale, non è poco. Ed è un film davvero da vedere. Beh, di certo, ecco, non è una cosa che ti aspetteresti da un film del genere, soprattutto nell'ultimo periodo. No, i film, sia per famiglie o anche film comici, stanno scadendo moltissimo. Sì, io non l'ho visto proprio perché non gli devo due lire a sto film, adesso me lo recupero. No, i due Paddington meritano entrambi attenzione, sia per i messaggi seri che per la comicità, che ogni tanto può essere un po' più sciocca e ogni tanto invece veramente da morire da ridere. Altro? Qualcun altro vuole citare qualche altro film? Allora, giusto due parole su due film che avete già citato, perché meno male avete già detto tutto quello che avrei detto anch'io. Dunkirk, che la cosa che mi ha colpito di più, allora io adoro, premessa che io adoro i film di guerra fatti bene, mi verrebbe da dire, ovvero senza andare a toccare personaggi come John Ford e John Wayne, che comunque per me risultano la più alta espressione di quello che era il cinema di guerra americano vero, andando un po' più sul recente, Salvati il soldato Ryan è stato ed è attualmente uno dei miei film preferiti in assoluto, sicuramente uno dei film di guerra moderni tra virgolette meglio riusciti nella storia, e Dunkirk mi ha ridato delle sensazioni che io non ho più provato dai tempi di Salvati il soldato Ryan, e questo mi è bastato a vendermi il film, punto. E tutto quello che dico su Dunkirk. L'altro è Blade Runner 2049. Io sono un fanatico del lavoro di Philip K. Dick, e ho trovato che ha tolto il fatto che questo film non spinge, cosa essenziale, non spinge sull'iconografia del primo, cosa essenziale e meravigliosa, e nonostante ciò riesce ad essere comunque una trappola per lo spettatore, perché ci rimani attaccato fino all'ultimo secondo. Questo film esplora a pieno l'idea di Dick del cos'è che rende l'umano
umano e cos'è che rende il non umano, non umano, e cosa invece potrebbe rendere il non umano umano e viceversa. E lo fa in modo molto elegante e molto. Lo fa così bene che è una cosa talmente amalgamata con il film che te ne rendi conto solo quando ormai hai già riflettuto sulla cosa. Senza però averci davvero pensato. Gli altri due film che voglio citare sono Wonder Woman, che per me è stata una sorpresa, nel senso che io non mi aspettavo niente da un'attrice che prima era e principalmente ha fatto la modella, cioè Gal Gadot, come È il e soldato. soldato, esatto. Infatti, io sono andato a vederlo, l'ho visto 2 volte. Una all'anteprima e l'altra al cinema, tempo dopo, un po' dopo l'uscita. Io sono stato, ero curioso per Patty Jenkins. Patty Jenkins è una regista che adoro, in particolare l'ho adorata su Monster, che è un film Vista premio Oscar, dopo tutto. che sti cazzi, cioè ti fa affezionare, ti fa empatizzare con una serial killer. Cioè, se non è bravura registica questa, io non so. È un film che, per quello che cerco io nei cinefumetti DC in particolare, quelli stand alone, cioè sul singolo personaggio, per me era perfetto perché mi ha mostrato un personaggio e la sua evoluzione, è un'evoluzione ben fatta, ben scandita, ben riconoscibile, accompagnata dallo scenario, dal cambiamento di scenario, di atmosfera, anche il cambiamento caratteriale dei personaggi che sono intorno a lei e il suo cambiamento caratteriale. E, cioè, insomma, è tutto talmente ben costruito che ti fa empatizzare molto bene con la protagonista. Ha delle pecche, come ogni film, come ogni cinefumetto in particolare. Non ha pregiudicato per me. Cioè, io ci ho trovato tutto quello che volevo trovarci e sono stato molto contento di questo. L'altro film che voglio citare è La cura del benessere di Bravissimo. Gore Verbinski. Esatto. Sono d'accordo. Che io l'ho trovato. Allora, gli horror a me non piacciono. Non, cioè, non è esattamente. È un horror alla Misery non deve morire. Se vogliamo trovare un Sì, paragone. è un thriller psicologico, vero? Esatto. Infatti, prendo sempre molto con le pinze la parola horror. Buttata su di un film perché da un certo periodo in poi horror è una parola usata per definire un film che di horror non ha Il bel nulla. Cioè, vedi il sì. Esatto. jumpscare, esatto, il classico jumpscare movie che in realtà non è buono se vuoi andare con la ragazza o il ragazzo al cinema per farci scappare una manata o un limone, però. Sorvoliamo. Paghiamo il E discorso, via. scusate, però più di quello non ti lascia, ecco. E questo è un film che riesce a farti entrare riesce a farti mettere sul lettino del dottore sul quale si ritrova il protagonista. Cioè, tu ti ci senti paziente di questo dottor Vollmer, che poi è Jason Isaac. Sì, Jason Isaac. No. Oscar Isaac, scusate. Sbaglio. E tu ti senti paziente di questo. Cazzo, Oscar Isaac non è Poe Dameron?
No, è l'altro. No, è Jason Isaacs. Isaac, è Jason Isaac. Sì, sto facendo confusione sì. Io. Ah, okay. Sì. Ricomincia il discorso, va, dicevo, cioè, lo tagliamo sto pezzo che è brutto. Tu ti senti ad un certo punto... cioè c'è tutto un... il preambolo iniziale porta il protagonista sul lettino di questo dottore. Il sopracitato preambolo porta anche lo spettatore sul lettino del dottore. Tu ti senti curato dal dottor Vollmer e empatizzare con le sensazioni che sono quelle del protagonista, che poi volgono, cioè che poi volgono verso il negativo, verso l'orrore. È quello che dovrebbe avere ogni buon film horror, cioè dovrebbe averlo ogni film in generale, diciamo. Poi se è un horror, cioè un film che più di altri generi tenta di farti provare un'emozione forte, cioè è necessaria questa cosa, e La cura del benessere lo fa benissimo. Il fatto anche qua, beh, oddio, proprio in sordina non è uscito, comunque è un film della Fox e forse il regista non so cosa lo abbia penalizzato sinceramente, però ne ho sentito parlare meno di quello che avrei voluto, purtroppo. E però se vi capita, guardatelo, perché vale la pena. Ok, e completando il discorso, visto che non abbiamo citato nessun film d'animazione vero e proprio, volevo citare Lego, sì, Batman. L'avrei detto io, sì, sono d'accordo. Che è una chicca niente male uscita quest'anno. Però concludiamo. Ci sarebbe in realtà un altro film d'animazione da dove io citare, name. Ne parlo dopo. Vai, sì, brevemente. Ed è Gatta Cenerentola. No, è Gatta Cenerentola di Alessandro. Ah, molto molto bello. Dello studio Mad, che è bellissimo. È un piccolo capolavoro dell'animazione italiana, con elementi da Miyazaki, Bioshock, il teatro napoletano. È tutto infilato lì, tutto in chiave moderna. È fatto con una cura al dettaglio, con una... delicatezza, e in più lo stile grafico riesce a risaltare i difetti del film, cioè i difetti che vengono dal budget, perché le animazioni sono quelle che sono. Mm-hmm. Ma hanno usato uno stile grafico che è una specie di cel shading che riesce magnificamente a nascondere i difetti del film. Sì. E beh, veramente da più che da recuperare, da sostenere questo film, anche perché è candidato agli Oscar, candidato agli Oscar, non lo so, è tra i film italiani. Sì. Possono, sì. E ok, allora abbiamo concluso questa parte sui film che ci hanno colpito più quest'anno. Poi comunque troverete tutti questi film ed altri, forse nel solito articolo che pubblicheremo negli ultimi giorni del 2017, con i migliori film dell'anno, che poi avremo anche un articolo sui fumetti, di cui comunque abbiamo già parlato anche nel podcast a tema fumetto, che ascolterete fra una settimana circa, e anche sulle migliori serie TV del 2017. Però ora chiudiamo questa parentesi iniziale e concentriamoci sul tema principale di questo podcast, ovvero Star Wars Gli Ultimi Jedi, film uscito da qualche giorno, almeno nel momento in cui stiamo registrando, che più di qualsiasi altro film almeno recente, anche molto più del Risveglio della Forza, ha fatto discutere e ha creato una sorta di spaccatura nei fan di Star Wars, perché comunque c'è chi lo venera alla follia, c'è chi lo trova una buona evoluzione per il brand, e chi invece si sente tradito dal lavoro fatto da Rian Johnson. Allora, io vi ho introdotti e lascio la parola a voi, visto che non ho ancora avuto il piacere di vedere la pellicola. Dunque, lascio la parola a voi. Sì, allora, il film ha spaccato in tre la redazione di Red Capes.
ha lasciato tre di noi abbastanza soddisfatti, chi più chi meno, ma generalmente soddisfatti per tutta una serie di motivi di cui parleremo in questo podcast. Chi è rimasto abbastanza neutrale, chi è rimasto abbastanza scettico su quello che è stato il film, e a chi effettivamente non è piaciuto, voi per il livello, non tanto, o meglio, non tanto per il livello tecnico, perché il livello tecnico, detto sinceramente, è abbastanza Obiettivamente inattaccabile, esatto. Però per quello che rappresenta la serie, il film dal punto di vista del canone, diciamo, quindi della trama, di quello che è il mondo di Star Wars. Io personalmente sono stato proprio un fag di quelli grossi, proprio di quelli grossissimi. A me il film ha fatto impazzire. Ha fatto impazzire dal punto di vista tecnico, perché, detto sinceramente, non vedevo un film sulla fantascienza così da parecchio, o meglio, non vedevo un film su. Diciamo, escluso Blade Runner, perché fondamentalmente quest'anno è successo Blade Runner. Però escluso Blade Runner, quantomeno non vedo un fantasy, diciamo un fantasy blockbuster, diciamo un fantasy di quelli sputtanati, cioè un fantasy sci-fi di quelli sputtanati. Non ne vedevo uno così bello da parecchio, cioè, e non vedevo soprattutto uno Star Wars così bello. Per come la vedo io, nella mia classifica personale, si piazza probabilmente secondo, perché non so, in realtà è difficile abbastanza valutare le trilogie per tutta una serie di motivi abbastanza ovvi. Erano momenti diversi, erano modi di fare cinema diversi. Tecnologie diverse. Tecnologie diverse, esatto. Al netto, ecco, io ti parlo al netto cioè, delle sensazioni pure. Probabilmente per me è il migliore dopo episodio 4. Probabilmente. Per tutta una serie di motivi. Di sicuro è il migliore della trilogia. Il migliore, diciamo, di questa nuova trilogia in corso. Il migliore sicuramente di episodio 7. Per il resto, sì, diciamo che comunque, per questa è la mia classifica personale. Dal punto di vista tecnico, penso che siamo, come abbiamo detto, tutti d'accordo sul fatto che sia fondamentalmente inattaccabile, perché diciamo, alcune soluzioni prese da Rian Johnson sono state davvero coraggiose. Cioè, penso che alcune scene gestite così non si vedevano nei fantasy da un po'. Diciamo che il film fantasy ultimamente si era. Parlo di fantasy, ovviamente ci metto fantasy, fantascienza, parlo quindi tutto ciò che non è esatto, che va Sì, fuori dal reale. chiaro. Sì, Sappiamo sì, sì. tutti come si classifica Star Esatto. Wars. Ci sono alcune scelte registiche che sono state veramente coraggiose, escludendo il discorso della sceneggiatura, che è coraggiosa di per sé all'interno del film, all'interno della saga di Star Wars, cioè, è penso il film più coraggioso di tutti in assoluto. Probabilmente anche più coraggioso di episodio 4 per certi versi, Sì, perché. assolutamente. Per molti versi, cioè. Esatto, Più perché classico di c'è episodio episodio 4 non 4, c'è sì. nulla. Esatto, cioè, è diventato classico. Ai tempi, nel 77, era sicuramente una figata atomica. Però lì era, diciamo, un passo avanti rispetto. O meglio, il discorso è che non si affrontava il discorso come si dice? Dell'infangare la tradizione in questo No, senso. ma a prescindere da quello io sono anche d'accordo, cioè episodio 4 è classico già anche nel 77 secondo me, cioè Sì, non è che esatto. propone una storia in cui c'è magari, che so, il cavaliere donna che deve salvare il principe uomo, che sarebbe stata un'innovazione, tanto per spararne una. È già Sì, classico di suo, cioè esatto. è la Le storie, le classica, robe, la i classica favola. personaggi e le situazioni di Tolto Han episodio Solo forse, 4. Tolto Han Solo e la sua Fiat Uno modificata dello spazio, è un film classico, va. No, è il Sì, principio esatto. delle favole, cioè quegli archetipi. Bravo. Il concetto è Esatto. quello. Sì, Vabbè, per è il quanto comunque sia percorso di stata un una. eroe, cioè. Esattamente. Sì, esatto. È Per proprio quanto come si comunque sia dovrebbe stata una scrivere struttura. un'opera di questo tipo, è la base. Hanno fatto l'ABC, hanno preso Esatto. A, B e C e li hanno sviluppati Esatto. un minimo. Io come dico sempre, George Lucas è un ottimo dungeon master, ma un regista così così. Però è un ottimo scrittore, cioè, Per sua c'è nulla stessa da dire. ammissione a livello Sì, di. esatto. Tanto che poi gli altri due film li ha fatti fra d'altri.
Sì, ma a lui proprio non No, è piaciuto. sono l'episodio 5, se non sbaglio. L'episodio No, no, 6 il poi 6. no. No, è vero, l'episodio 5, poi però la trilogia prequel è tutta sua. Sì. E si vede. E si vede, sì. E si Infatti vede. si vede pesantemente. Esatto. Sì, quindi diciamo, per quanto riguarda la mia personalissima opinione, ottimo, è stato davvero ottimo. Per la mia classifica personale del film dell'anno sta sicuramente sul podio. Io prima attimo di passare alle vostre opinioni, non che non mi interessi, però volevo un attimo sentire da Marcello com'è stata l'esperienza dell'anteprima. Allora, è stata un'esperienza, nel senso che poi quest'anno ne ho visti tanti di film in anteprima, ma soltanto in un altro film avevo percepito già in sala la tensione, no? Cioè, c'era proprio, le persone erano tese, c'era quasi all'inizio, cioè, c'era quasi un silenzio, diciamo, non c'era il classico brusio che c'è sempre, e l'ho vista solo in Blade Runner, e in effetti probabilmente sono i due film che quest'anno hanno avuto più peso a livello di importanza, chi per un tipo, chi per un altro, nel cinema diciamo, del 2017. E in effetti, insomma, c'erano delle persone che erano realmente agitate per questo Star Wars, insomma, sono partiti gli applausi quando è partita la musica iniziale, gli applausi quando è comparsa per la prima volta Carrie Fisher sullo schermo, insomma, ci sono state un po' di cose che facevano capire che era proprio, c'era attesa più che aspettativa, cioè era proprio un'attesa quasi, come dire, palpabile nell'aria. Infatti è stata molto, molto particolare come anteprima, molto, molto bella, sicuramente molto, molto bella. Poi la possibilità di poter fare spoiler a 24 ore prima è Esatto. indubbiamente un vantaggio meraviglioso. E poi questa storia che doveva esserci la scena dopo i titoli di coda. Sì, quella in realtà girava la voce proprio lì all'anteprima. Tant'è che poi con degli altri ragazzi con cui eravamo lì, abbiamo deciso che fino, diciamo, ai primi giorni avremmo detto a tutti che c'era una scena dopo i titoli di coda, che in realtà non c'è. Perché a noi è stata detta, noi abbiamo aspettato, e quando è finito il film, sei arrivato lì e dici: allora ci hanno preso per i fondelli, quindi ci siamo sentiti in dovere di fare Prendere anche noi questo altrettanta gente scherzo per i di Alden. fondelli. Dico Esatto. Credo che prendere Federico altrettanta ci sia gente per stato i fino a... fondelli. Esatto, Federico, se non sbaglio, tu sei stato in sala sotto mio Io ho consiglio fino trattenuto alla fine. tutti in sala, è diverso. Io, ragazzi, Esatto. non andate via. Io so che c'è una scena dopo i titoli di coda. Abbiamo aspettato, siamo arrivati ai titoli di coda dei doppiatori, sai, quelli Peraltro sfigatissimi alla lo fine. Non dico, c'era la nulla. fantomatica scena doveva contenere una comparsata di Hayden Christensen come Anakin, quindi c'era anche, cioè, anche attesa, no? Perché poi, per come quello che si vede nel film, si aspettava di vedere Luke, Anakin e Eh sì, Yoda, che giocano a carte da morti, cioè, esatto, come spiriti della forza che che magari vegliano su giocano a lei briscola. o altre cose. Come si era visto, oltretutto, come si era visto poi nell'ultimo della prima trilogia, no? Che si vedevano. Lì che poi è stato rieditato Con con Christensen. Christensen. Quindi in realtà eravamo proprio Scusate che lì, mi tipo. intrometto un attimo, considerando anche che sia nell'artbook del primo del Risveglio della Forza, non ricordo in questo nuovo, è presente un character design di Hayden Christensen Sì. messo in versione di Spirito della Forza. Dunque, Quindi era l'idea accreditabile ci hanno comunque. pensato, insomma. Esatto. Io credo Sì, che che insomma. c'era tipo metà lato chiaro, metà lato scuro, era. Che mi Una ricordo c'era. sorta, però Sì, sì, una c'era sorta di l'originale. equilibrio tra la forza. Che poi, secondo me, era perfetto per il film, perché nel senso ci stava molto, perché lui rappresenta tanto l'equilibrio tra la forza, Beh, lui è l'equilibrio, cioè lui, esatto, è perché niente, proprio il Jedi la l'equilibrio profezia, tra quindi. il lato scuro e il lato chiaro, cioè alla fine Eh diventa sì. proprio il punto al centro. E secondo me in questo film si è voluto tanto cavalcare questa cosa dell'equilibrio. Sì, Cioè, sì, sì, sì. Rey è comunque anche, a
a detta di Luke, è sempre a un passo, cioè lei entra ed esce dal lato esatto. oscuro come se fosse una cosa normale. E quindi cioè, c'è questo richiamo all'equilibrio che lui rappresentava, quindi poteva anche starci come cosa. Sì, di questo ne parliamo dopo perché è interessante, perché oltretutto c'è da parlarne. Prima di passare al discorso della lore, come dice qualcuno, andiamo avanti. Io voglio sentire prima Elisa e poi l'equilibrio della forza, Luca. Mi domando perché io non ho detto che il film mi è piaciuto. Ah, chiaro. Mi è piaciuto. Non sono malatissimo come Federico, cioè, non l'ho amato così tanto, ma mi è piaciuto. Per me è molto positivo. Vai pure, Elisa, scusa se ti ho... In realtà sono stata presentata come quella che si è sentita tradita dalla saga. No, non è vero, perché se volevo sentirmi tradita bastava Il risveglio della forza, che secondo me è un film linearmente perfetto, ma concettualmente molto povero. Sì. Quindi se volevo sentirmi tradita nell'animo di fan, da quando sono bambina, era un discorso già fatto. Ma in realtà, quando sono entrata in sala per vedere questo nuovo capitolo, alla fine sì, è ovvio che la delusione dell'altro rimane, ma quando ti siedi e cominci a guardare, di fatto questa delusione va via, sei concentrato nell'oggetto che stai osservando, a meno che tu non sia un rancoroso inguaribile, e spero di non esserlo, sono troppo giovane. E dirò la verità, io ho letto molti commenti per cui la seconda metà, cioè... c'è chi è piaciuta la prima metà, chi non è piaciuta la seconda. Secondo me la prima metà non è nemmeno male, l'ho trovata molto lenta, ma non è male. Per esempio, la fattura del primo combattimento navale l'ho trovata molto interessante. Magari evitabili le battute di Poe Dameron. Evitabilissime quelle, secondo me. Axe le prende sempre. Io Axe gli voglio bene, perché proprio lui, qualsiasi cosa faccia, le prende dopo. Anche quando ha ragione. Quindi... gli voglio bene perché è uno sfigato. Però al di là di questo, il motivo per cui questo film in realtà non mi è piaciuto è che l'ho trovato arzigogolato e informe, in un certo senso. Perché? Perché la linearità che c'era nell'altro qui non l'ho proprio percepita. Ho percepito una storia principale che sì c'è, ma che è contornata da sottotrame inutili e fine a se stesse e a tratti quasi fastidiose, tecnicamente perfette, perché a livello registico, cioè tanto di cappello, una fotografia straordinaria, colori, wow, siamo d'accordo. Però, cioè, per dire, io Finn e Rose, tanto affetto e tutto, ma non ho visto il senso di quella sottotrama, dato che poi non porta a nulla tranne a ridicolizzare Phasma, che secondo me è il personaggio più trollata della storia del cinema. Sì. No, cioè, vabbè, quanto Boba Fett. Cazzo, è vero, è il Boba Fett della situazione. Ma dovrebbe essere quasi peggio, Boba Fett, cioè, nel senso, per quanto l'hanno pompata mediaticamente come personaggio, il personaggio femminile forte che avrebbe fatto vedere che Star Wars nell'impero ha questi personaggi femminili straordinari, in realtà no. Cioè, è proprio... In realtà quello ci hanno pensato col videogioco, con Battlefront, per è il resto che... no, lei è il Boba Fett della situazione. Cioè non... Ma secondo me è peggio. Subito che era messa lì per fare quello. Vabbè, sì, anche peggio effettivamente, perché almeno quello che qualcosa cioè, la fa. Boba Fett quantomeno una minima utilità ce l'aveva effettivamente. Sì, sì, sì. Cioè qualcosa fa. Phasma cioè, è inutile, cioè serve, cioè tutta la parte di Finn e Rose, cioè serve per portare Finn a... confrontarsi con Phasma, sì, è vero. Ragazzi, però di questo parliamo dopo, lasciate finire Elisa magari. Poi no, vabbè. Di strutture. Il concetto di Phasma andava, secondo me, preso in considerazione, anche perché una cosa che ho letto spesso è, per esempio, ma tanto magari non è morta, ma spiegheranno in un fumetto come si salva. Ora, a me questa cosa che usino altri media per spiegare cose che non mostra è una cosa che mi dà veramente fastidio. Universo espanso, sì, lo stanno usando male. Perché un cinema è un oggetto
a sé stante che ha bisogno di spiegare tutto quanto. Io i miei soldi alla Disney per un fumetto non glieli voglio dare, quindi non vedo perché non dovrebbero spiegarmelo cinematograficamente. È una cosa che a me personalmente dà molto fastidio. No, non credo facciano così, cioè... Vabbè, ma cose così importanti non le hanno mai messe in il mio sfogo personale in opere minori. Fatto sta che al di là di quello, io ho trovato dei difetti, magari di trama, dei punti, i buchi di trama di cui ho sentito parlare, sinceramente no. Buco di trama per me è un termine forte. Non sa, no, la gente non sa cosa vuol dire. Scusa, ti interrompo questo perché è una roba che fa. La gente non sa cosa vuol dire buco di trama. È una di quelle cose che usano a cazzo sugli stati di Facebook, ma non sanno cosa vuol dire. Cioè, è proprio una roba che a me sta qua. Sì, ma sono d'accordo. Perché qui buchi di trama non ce ne sono, possono esserci debolezze, che è un concetto del tutto differente, una terminologia diversa. Giusto, giusto. Però. Debolezze di trama ci possono stare. Ho visto tantissimi film che poi alla fine apprezzo anche molto, che hanno debolezze. È giusto segnalarle, però non rovinano il godimento generale del film. In questo caso io non sono riuscita ad apprezzare quello che è proprio stato un film per me estenuante. Io sono arrivata al momento in cui i ribelli evacuano la nave, tra parentesi, ottima Laura Dern, mi è piaciuta moltissimo. E sapevo che c'era un altro pianeta, me lo ricordavo dal trailer, e io non ne potevo più, ma con tutta la buona intenzione di apprezzare quello che avevo davanti, perché se vado al cinema non vado per criticare e basta, non sono così sadica e masochista al tempo stesso, e l'ho trovato davvero faticoso per come è gestita la trama. La trama di base poteva essere anche interessante, piena di spunti interessanti, che secondo me perdono di screen time per dare importanza a cose secondarie, come gli animaletti che corrono liberi nella prateria, che è una cosa... Veri protagonisti del film. Animaletti esatto. Ovunque, ogni pianeta ha il suo animaletto speciale, è una cosa che... Cioè, mi sembra, questa è la Disney al suo massimo, ci mancava che si mettessero a cantare e poi era... è vegan oriented ormai. Sì, no, è che... sì, ovviamente. Oltretutto, faccio un piccolo appunto perché... Giusto per aprire, apro e chiudo sta parentesi. Oltre ad aver pompato tantissimo sti porg, che per carità sono anche carini, fanno anche ridere, però ci hanno anche rotto le palle tantissimo, hanno espanso questo discorso degli animali sensibili alla forza anche fuori dal film. Oltre al discorso del merch, della promozione, ma anche in Rebels. Hanno inserito questi animali, i lupi anche. E i gatti di Lothal, che è il pianeta natale in cui torna sempre lì, insomma, sto pianeta, diciamo, di base dei ribelli, che anche lì io ho fatto le nottate per guardarmi le puntate, per recuperare, perché non avevo tempo, nonostante tutto ho fatto le nottate, mi sono messo a pari e non serve a niente, cioè ci sono i lupi, c'è un lupo che a un certo punto dice un nome, che sì, diciamo che è sensibile alla forza perché ha a che fare con i Jedi, ma... ci passa dall'essere dall'essere sì, ok, una cosa sensibile alla forza, ad essere effettivamente utile. Qualcosa utile alla trama, esatto. Cosa che i porg sono stati spacciati come utile alla trama. Che altro, i porg non sono nemmeno particolarmente fastidiosi, ma nel momento in cui metti nella battaglia finale a urlare ogni due minuti, cioè la prima volta ci sta che urlino, ma tipo in una sequenza c'è... questo cavolo di porg che urla tre volte nel massimo della tensione, quindi io sono stata molto disturbata da questa scena. Quello sì. Cioè purtroppo l'impronta della Disney era... Oddio. Anche nell'ironia. Nell'ironia. Io credo però che i porg siano... sono al pari degli Ewok. Ma accettabilissima, esatto, c'è in Star Wars. No, ma infatti su questo sono d'accordo. Animali buffi ce n'è di continuo. Sì. Su Tatooine, che è su Ewok, cioè ce ne sono veramente tantissimi. E non sono i porg a fare il male del film, secondo sì, me. Sì, no, ma il punto non è il porg, è il punto era del fatto, cioè Star Wars è sempre stato il discorso di creature fantastiche, degli alieni strani. Era forse solo l'onanismo di Lucas fare... i pupazzetti belli perché gli piacevano. Il problema è come sono stati spacciati, da solo quello intendevo, è stato spinto troppo il pedale su quello, sul discorso degli animali fighissimi, che però anche i cosi cristalli e le volpi di cristallo.
dei Borg sensibili alla forza è una cosa che si è evoluta praticamente, non so quanto avete seguito voi il making of, diciamolo così, del film. Mm-hmm. All'inizio si ventilava ci fossero questi pappagalli nell'isola in cui sta sì. Luke. Che sono dei pappagallini che sono nel cartone. Sì. Dovevano essere i pappagalli guardiani del tempio e cose. Alla fine poi sono diventati un'altra cosa, sono diventati i porghi, hanno fatto poi pure le suore. Esatto, le suore. Le suore sono quasi carine, dai. Sì, esatto. Quando mi hanno fatto ridere, cioè la scena quando distruggono il carro. Io ho riso, è proprio io ironia Star Wars, sì. Secondo me. Esatto, sì, esatto. La mia distrutta, è stato divertente. Le suore con scarretta, la mia. Questo spaccato di Sardegna. Fantastico. Molto bello. No, era chiaramente Albero Bello. Albero Bello in Puglia. Erano chiaramente i trulli e parlavano chiaramente pugliese le suore. La vera domanda di questo film è perché Luke Skywalker, dopo aver fallito con Ben, va in Puglia? Per i tarali alla cipolla. Perché non dovrebbe andare in Puglia? La vera domanda. Cioè, è un bellissimo posto. C'è la pizza pugliese, raga. No? Va bene la forza, ma vuoi mettere la pizza pugliese? No, vabbè, ma al di là dei Porg, nello specifico, io dicevo soltanto che in ogni pianeta in cui vanno ci sono degli animali con un ruolo specifico. Che ho trovato ovviamente qui si parla di dettagli, non sono le cose che mi danno fastidio, che mi fanno sentire male riguardo al film, però una cosa in più, soprattutto nella sottotrama di Finn e Rose, che secondo me è un po' la distruzione del film nella sua struttura, tutto quel concetto della libertà di questi animali, cioè non riesco io a capire quale sia la sua bellezza, perché bene o male è una scena che si vede in un sacco di altri film e che qui è molto buttata lì in questo contesto un po' alla Principato di Monaco improvvisato. Sì, esatto. Sì, cioè hanno voluto inserire il discorso della morale. Sì, nella stessa sottotrama hanno voluto inserire quel personaggio di Benicio del Toro, questa sottile linea tra bene e male, che in quella sottotrama in realtà non viene per niente indagato. A me danno fastidio questi potenziali mancati, che non soltanto appunto stanno lì a farti sperare in qualcosa di più che poi non avviene, ma che vanno anche a pesare su una trama principale che poteva essere molto più lineare o perlomeno essere contornata da sottotrame migliori e più funzionali. Cioè anche Podemeron è un personaggio secondo me qui usato per fare casino. Podemeron è quello che ha buone intenzioni ma non sa assolutamente quello che sta facendo. Esatto. E che alla fine cresce, in teoria. In realtà ti conosce tutto da un'incomprensione. Sì, esatto. No, ma cioè, il punto è che è il film che ti porta a credere che sia vero, perché sovrappongono la parte del sospetto di Poe con il racconto di Vijay, di Benicio del Toro, sì, certo, sul fatto dei mercanti di armi. Sì, certo. Quindi tu fai, beh, allora c'ha ragione. Allora, poi oltretutto Laura Dern la fanno recitare in modo che sia effettivamente vero, perché fa degli sguardi che sono eloquenti. Sì, perché lei è bravissima, quindi si sì, esatto. Addio. Posso un piccolo... Poi per scoprire alla fine che non è vero. Un piccolo off topic. Quando Mascanata ha detto quella roba lì del cacciatore di codici, del tizio dei codici, e che doveva andarla a prendere su un pianeta che era un dannatissimo casino enorme, io ero convinto che sarebbero andati a prendere Lando. Di Lando ne parla. Bravissimo. Topic benissimo, bellissimo. Io Lando me lo aspettavo alla fine. Sarebbe stato... quando ha detto stiamo chiamando gli alleati all'orlo esterno. E anche io. E lì la cavalleria di Lando c'era tutta. Cioè, preferivo Lando a Luke. Beh, ma comunque ci può stare nell'ultimo, perché alla fine. Sì, esatto. Dicendo che nella classe ci sono ancora persone che credono alla ribellione. Sì, esatto. Cioè, perché non qui ci poteva stare benissimo. Che poi abbiano messo Luke e sia stata un finale bellissimo. È stato un finale, per me è un capolavoro quel finale. Dal punto di vista, vi parlo sempre dal punto di vista della storia, sempre all'interno di Star Wars ovviamente, la mia pretesa è solo quella. Però ci stava, cioè, l'ingresso di Lando, cioè i ribelli dell'orlo esterno, cioè tutta un'altra cosa. Sì, 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 sì. Allora, premessa. Star Wars è uno di quei film... una di quelle saghe, tipo Star Trek,
ad esempio, che io guardo spegnendo il cervello, nel senso spengo la parte logica e lo guardo pensando al me stesso di 10-15 anni fa, seduto sul tappeto con in mano un tegolino e un succo di frutta. E Sì. per cui a me è piaciuto episodio 7 perché doveva piacermi. Se devo analizzare episodio 7, mi ha colpito il cuore per quello che succede a Han Solo, che per me erano dei personaggi più iconici della fantascienza in generale. Mi ha colpito il cuore perché non c'era poco, cioè c'era poco e nulla di originale, per me è stata una cosa ignobile. Questo episodio 8 mi è piaciuto, ma cioè, ho visto tutti i difetti e è stato come se l'incazzatura fosse stata soffocata da una flebo Tegolini. Tegolino e succo di frutta. esatto, di tegolino, succo di frutta frullati. Perché allora, Elisa, tu hai parlato di trama, ma c'è una trama? Cioè, allora, c'è una cosa che va, c'è una linea di trama che va dalla A alla Z. No, sì, infatti, cioè, tu parlavi di trama intricata. Io non l'ho vista la trama intricata. Cioè, io ho visto tre storielle No, che si appunto volevo incrociano. dire io in realtà. E allora, a dirla tutta, ci sono delle robe che sono molto da Lucas qui, cioè la roba dell'inseguimento tra le navi spaziali è una di quelle cose alla Master and Commander, che sono le tipiche citazioni di Lucas, che si faceva riferimento a battaglie della Seconda Guerra Mondiale, battaglie navali, battaglie tra cowboy, cioè tutte robe pseudostoriche infilate dentro a far da Ah, ma rendi modello. conto che a Lucas questo film è piaciuto tantissimo, dice, le Immaginavo, dichiarazioni, infatti. quindi. Cioè, la battaglia navale, che comunque, per quanto fosse figa, ci fosse tensione, è una roba sta una cosa statica. È una cosa che se non avessero intervallato con altra roba e con la sottotrama thriller di poche deserta, sarebbe stata la noia, cioè il vuotume cosmico. A parte questo, cioè, Rian Johnson sì, ha rischiato un casino, ha lasciato in mano ad Abrams nulla, e infatti, cioè, mi chiedo come cazzo possa fare. Cioè, probabilmente appena inizieranno le riprese annunceranno lo slittamento dell'uscita del film, perché non avranno idea di cosa diavolo fare col Beh, prossimo. tecnicamente Sono l'hanno già modi di fare slittato. cinema di Ecco, appunto. diametralmente Sì, opposti. perché. Diametralmente opposti, sicuramente. Sì, Sì. assolutamente. Oltretutto, il problema, secondo me. Ah, vai, No, dimmi, scusami. No, vai. se c'è un problema della trama, secondo me. Tra virgolette, problema, che poi. È che sto film finisce. Nel senso. Episodio 7 è finito che ti ha lasciato solo domande. Qui no. Che qui ti ha risposto a quasi tutte le domande. Ne ha E lasciato aperto in un paio, realtà, episodio ovviamente. Che 7 sono chiuso secondo te tutti. finisce? Cioè, secondo me episodio 7 è finito con episodio 8. Cioè, Sì, sono talmente esatto, vicini, cioè sono diversi. Ma sono talmente vicini che sembra quasi che episodio 7 sia episodio 0 e questo qua sia lui, cioè sia la storia effettiva, cioè sia. sì, è vero, è vero. Ma infatti, però il punto è quello, cioè il punto è che è un film che finisce, cioè non, per tutta una serie di motivi diciamo che finisce. Ma io non, no, ora non so cosa aspettarmi dall'episodio 9, tecnicamente. Ho qualche idea in mente, cioè, ho teorie. Il punto è che la situazione si appiattisce. Perché se mentre prima c'era, Ma ok, no, questo lì. in realtà si può sviluppare esattamente per come l'avevamo pensato all'inizio, È che magari all'inizio secondo non era così. me Johnson ha dato delle cose, cioè magari sono cose che. Allora, quelli che tutti chiamano Jedi grigi, che non sono Jedi grigi, ma sono Ah, i
force users o cioè comunque le persone, i conoscitori della forza o come cazzo lo volete chiamare, mi sa che sono i force wielders in inglese, cioè lì, sì. Esatto. Allora io, allora, questo film qua premeva su quello, cioè perché gli ultimi Jedi, perché c'è da levare dal cazzo l'idea del lato oscuro, del lato chiaro, e c'è da infilare dentro quello che in teoria tutti pensavano avrebbe fatto Luke dopo il ritorno dello Jedi, cioè rifacciamo l'ordine ma non col dogma, lo facciamo abbracciando l'equilibrio. Il fatto è che finché tu sai che c'è questa divisione lato chiaro, lato scuro, l'hai vissuta, cioè effettivamente era difficile non pensare al dividere le cose, no? Questa qua, cioè, sì. Adesso però ci sono tutti degli indizi che lasciano presupporre che la via in realtà sia quello lì, nel senso Rey non ragiona per lato oscuro, lato chiaro, sì, esatto. ragiona dicendo o imbecille, torna da tua madre, anche se hai fatto una... Sì, esatto, ragiona in modo molto umano. Oppure, e in realtà se guardi bene, cioè, oppure il fatto che lui... Cioè che lei, scusami, vada ad abbracciare... Cioè lei abbraccia le passioni, no? Abbraccia... saluta Finn, lo abbraccia appena lo vede. Ah sì, bravo. Continua a pensare... continua comunque a pensare agli altri, cioè amicizia, amore, rapporto familiare, tutte cose che i Jedi ripudiano, però senza esasperarle tanto da farle diventare un'ossessione come per i Sith. Ti fa pensare che il lato chiaro stia abbracciando di più la passione senza appunto farla diventare un motivo di vendetta o di rabbia o qualcosa che lo spinga verso l'oscurità, la negatività. Cioè ti dà, è come se ti dicessero guarda, l'equilibrio in realtà c'è già e che adesso devono abbracciarlo tutti. C'è anche un fatto logico su sta cosa, in senso che i Jedi venivano addestrati fin da piccoli. Già Anakin era un'eccezione alla regola, quindi crescevano già, cioè praticamente il mondo al di là del credo Jedi, loro non conoscevano poi tutte queste passioni, i sentimenti, cioè Rey, cioè ha vissuto comunque prima, si è formata già come persona parzialmente comunque, perché comunque è giovane, prima poi de riceve quello che poi alla fine non è un vero e proprio addestramento da Luke. No. Fatti. Quindi cioè, è anche naturale che veda la cosa in maniera diversa e la viva in maniera completamente il punto è quello, cioè il discorso dell'Accademia Jedi, quindi del fatto che bene o male chiunque tra virgolette potesse andare sotto a farsi addestrare da Jedi, in questo senso ti fa pensare che il discorso del dogma fosse necessario per alcuni, a meno che non fosse naturale l'equilibrio per le persone, cioè nel senso i Jedi venivano scoperti, no? Cioè a quel punto venivano prelevati, addestrati per assicurarsi che non finissero dal lato oscuro, cioè qui invece vediamo gente che è nata con una capacità naturale predisposta e che la abbraccia in un modo che cioè per dire Anakin, no? Quando lo scoprono lui non usa, cioè lui ha delle percezioni, non usa la forza, però gli insegnano a usare la forza. Aspetta, però, cioè tecnicamente usa la forza. Certo. Infatti, sì, no, persone sensibili alla forza c'erano sempre state. Il fatto è che adesso inevitabilmente non ci sono più. Non come Rey, però, cioè da come l'hanno messa giù, non come Rey.
Ma il punto è quello, cioè il punto è esattamente quello, ma nel senso ci sono diverse persone con diversi talenti nell'universo, nella galassia. C'è uno che percepisce la forza in un certo modo, uno che la percepisce in un Sì, altro. infatti. In questo modo, cioè, per come ora, c'è il ragazzino che fa con la telecinesi sulla scopa. E magari, non sapendo, rimanendo ignorante, farà solo la telecinesi sulla scopa in tutta la sua vita. Ok, Esatto. Sì, il sì. punto è quello, perché Vuoi avere uno magari è capace solo spin-off di su quello. quello io? Esatto. Io ancora aspetto lo spin-off su le difficoltà di Zia Beru di crescere un piccolo Luke. Bellissimo, cioè, Questo thriller Madonna. Mi psicologico è bellissimo. comprerei Questo il sì. limited con la statuetta. Cioè. Bravo. Del latte blu. Della Madonna, Comunque. latte blu, ecco, quella era una Il roba che mi è latte blu, piaciuta l'origine tantissimo. del latte blu era d'applausi. Sì, E poi, vabbè, le ultime due cose che. sì. Allora, a me stanno sulle balle i momenti lollosi. In generale, in un film, se non devi ridere Non e tu ci farlo. cacci dentro il momento risata, a me cadono le balle. E qua ce n'erano tanti, ma fortunatamente erano controbilanciati da altre cose che mi piacevano, Ma il però. regista era Però un certo. Howard. Questo è l'effetto Guardiani della Sì. Galassia. E Sì. Madonna, sì, ma secondo me no. Sul piccolo Han e le difficoltà della vita. Ma sono solo può starci. Ah, non si ride quindi niente. Esatto. Sarà un film struggente. Esatto. Esatto. Capolavoro, già ce lo vedo agli Oscar, eh. Momenti, l'altra roba che. Ah no, ecco che una delle critiche che ho sentito, a cui inizialmente avevo pensato anch'io in realtà, è quella del. Ma mo che è morto il cattivo, come fanno a spiegare il modo in cui. In cui Ben è passato al lato oscuro? E io sono rimasto un attimo lì e ho detto: ma oddio, finché non è arrivata la roba della trilogia prequel, nessuno si faceva queste grandi domande su Darth Vader. Oddio, secondo me se le sono fatte. Se le sono Ma sì, fatte, ma nel cioè esistono i senso libri Legend, però non era canon. nel senso lo davi come una cosa. La davi come una cosa sì, che non era necessario Beh, sapere. però Cioè, lì no, era no. un po' più facile, però, cioè ti bastava sapere che era stato corrotto dal lato oscuro, effettivamente. Sì, Cioè, però non sapevi mai. nemmeno chi era. Cioè, No, Quello il un'altra punto. cosa. Ci sta che lì non te lo chiedi, perché veramente ti dicono è stato corrotto dal lato oscuro. Basta. Qui. Per come mi hai presentato Snoke, che odia gli Skywalker, che ha preso Ben da piccolo, che inevitabilmente conosce Luke, perché Luke dice, ah, già l'aveva preso Snoke, quindi qualcosa si succede tra loro, è successo tra loro, e sono sicuro che la spiegheranno. Alla fine, se Sì, voi pensate, flashback. adesso stiamo vedendo noi degli spin-off sulla trilogia originale, una volta che questa trilogia sarà conclusa, potranno tranquillamente fare spin-off su Snoke, su Mazzacanate, in Assolutamente, questo film. certo. Ma io Allora, almeno. oddio, su quello io penso di no. Perché su questi, sui personaggi, non, magari non Snoke, ma dipende. Cioè, Snoke, secondo me, sarà l'argomento del nono episodio. E poi vi spiego Sì. anche, nel momento teoria, vi spiego anche come. Io condivido con Federico, cioè nel senso secondo me non ce lo siamo comunque levati di No, torno. no, sicuramente no, Esatto. però cioè anche Secondo me non. sì, Anche raga. Però per quanto se. riguarda no, per quanto riguarda il discorso degli spin-off, ecco, su Mazzacanale, su questi personaggi qua li stanno mettendo nei libri, cioè libri e Sì, io fumetti, così erano quelli. ho letto quello su Leila, su come nasce il primo ordine praticamente. Figo. E che era abbastanza interessante. Era molto Lucas. Nel senso che. Parli della serie Princess Leia della Marvel? No, no, il libro. Oddio, come cazzo si. Non ce l'ho qua a portata di mano, però. Che ti spiega il giro che lei fa per uscire dal Senato e il giro che fa il Senato per aiutare il primo ordine, in sostanza. Perché una roba che non spiegano è che in realtà. Sì, esatto. Una roba che non spiegano nei film è che in realtà è stata parte del governo della Repubblica ad aiutare il primo ordine perché tipo post caduta imperiale si formano due correnti nel governo
Una che è quella che vuole la rinascita in sostanza della Repubblica, e l'altra è quella più Nostalgici. quella più nostalgica, quella più centrale, diciamo, che vuole una politica un po' differente, un po' più simile a quella imperiale, che poi saranno quelli che per motivi X finiranno per finanziare il primo ordine. Solo che Leila non potrà, diciamo, impedire, cioè, anche se la roba del primo, cioè il primo ordine sarebbe esistito comunque perché era il piano di emergenza imperiale, diciamo, solo che è stato rallentato dal fatto che i ribelli riescono a un certo punto a sconfiggere alcuni personaggi, tipo il padre di Axe, rallentando il tutto. E la ribellione, in realtà, cioè la ribellione, quelli che sapevano che c'era qualcosa che non andava, ovvero Leila, tra gli altri, cioè che sapevano che c'era qualcosa in movimento legato ancora all'impero, vengono bloccati dal fatto che il capo di tutto era Leila e lei viene screditata di fronte al Senato, dal fatto che una spia scopre che lei è la figlia di Darth Vader e lo rende pubblico. Cosa che nessuno Ok. ancora sapeva, e lei a quel punto non ha più credibilità e deve rifondare, cioè effonda la resistenza. E che è una roba che sì, è carina e bella se la leggi nel libro, se anche non la vedi nel film, non è che te ne perdi, non è che ci perdi. Nel senso, sono quelle Sì, esatto. cose proprio da fan, no? Cioè, che è carino Sì. leggerle, ma tutto Però questo. Snoke non è roba così da fan carina a leggere. Cazzo, no, Posso fare esatto. una considerazione a riguardo? Cioè, quello che ho pensato io è che io sono nata 20 anni dopo episodio 4, cioè, quindi ho vissuto tutto col senno di poi, il famoso senno di poi, per cui per me almeno è stato molto importante sapere dai tanto odiati prequel che l'imperatore era Palpatine, capire tutta Sì. l'evoluzione della cosa, perché io, come Marcello sa bene, ho un'ossessione per la caratterizzazione dei personaggi. Per me è molto importante capire cosa muove psicologicamente un personaggio. Sicuramente di Snoke magari scioglieranno i dubbi nel prossimo episodio, spero non in un fumetto, spero non in un Ma No, no, no. no, Io vabbè, è una ti faccio una battuta. domanda però, cioè, ipotizzando per assurdo, cioè proprio riflettici un attimo. Se la trilogia prequel non l'avessero fatta. A me avrebbe dato fastidio, ma lo dico perché lo so, mi conosco. Io quando si lasciano questi nodi irrisolti che riguardano personaggi principali che sono delineati poco e male, mi dà fastidio molto. Io probabilmente se avessi visto episodio 4 a 20 anni, senza sapere niente, mi sarei domandata: ma chi cavolo è l'imperatore? Come cavolo ha portato Darth Vader al lato Concordo, anche io mi oscuro? sarei fatto i peggio film Però vedi, il perché. fatto che Invece io sia no, per una. esempio, per me è In realtà, insignificante. allora, ni perché in realtà erano altri tempi. Quindi ni. Sì, Sì, certo, certo, quello è quello è vero. vero. Infatti non è. Cioè, c'è tutta una serie di cose. Il fatto che sia una space opera fantasy, secondo me, e questo ricordiamocelo, cioè è una space opera fantasy, punto. Cioè si parlava prima di film fantasy all'ennesima potenza. E il fatto che sia una space opera fantasy, tu mi metti l'evil mastermind, l'evil overlord di turno, io mi faccio relativamente, io mi faccio sì delle domande, ma Poche. ristrette, cioè me ne faccio una quantità relativa. Cioè, io so che questo qui è un personaggio cattivo, misterioso, potentissimo, legato al passato dell'universo, o comunque del mondo che tu mi stai descrivendo. Io lì mi fermo, cioè. Beh, in realtà esatto, cioè la mania tra virgolette delle origini di chi è in realtà quasi nasce con la trilogia prequel. Esatto, sì, Ovvio, certo, sì, però, fondamentalmente le Star Wars domande nasce io con penso me le quello. sarei poste comunque, poi magari Sì, non mi avrebbe dato esatto. fastidio, Sì, io ti però parlo sì. di mania proprio diffusa, cioè in questo senso qua. Posso? Tipo la Infatti, gara, le teorie, la gara a chi è il padre, chi è la madre. se voi pensate all'episodio 4, cioè quello è un film che nasce e finisce lì. Non ha bisogno né di Sì, è continuare vero, né di aver esatto. spiegato altre cose. Il fatto che poi ci sia stato comunque poco dopo un altro film, secondo me, ha rassicurato le persone che la storia sarebbe andata avanti, anche perché poi da quel film tu ti aspetti il terzo.
Una volta che esce il terzo è partito tutto, quindi non è che si rimane proprio tanto con la cosa di ah, voglio scoprire di più dopo episodio 4. Mm-hmm. È episodio 5 che ti fa dire voglio scoprire di più. Esatto, sì, 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 è anche vero, perché vero. In episodio 4 l'imperatore non quello viene dato per un finale. Uno, esatto, non si nomina l'imperatore. Sì, è... ologramma. Sì. Cioè c'è l'impero, esatto, ma esatto. Non l'imperatore. Sì, infatti, poi viene data la conclusione della saga col 5 e col 6. Ma ripeto, secondo me lì basta sapere che Anakin è diventato cattivo perché si è dotto dal lato oscuro e ti viene detto che il lato oscuro è una cattiva bruttissima, cui tu non devi andare mai. E l'imperatore è lì, è cioè alla fine se Snoke avessero detto è uno cattivo punto e basta e fosse ancora vivo, io l'avrei accettato come nemico finale del terzo film. Purtroppo, purtroppo non è più tempo. Cioè, ah, lo so, però dico se Star Wars ha messo in moto. Se fossero stati Kylo Ren e cosa? Rey contro Snoke, iper mega cattivone, salito al potere in maniera misteriosa. Noi sappiamo solamente che è una figura molto, molto cattiva. A me sarebbe anche andato bene. Adesso che è morto, sì, così. Anche io sono d'accordo, mica volevo fosse Windu, nel senso... Complottiste. Visto che ci siamo, partiamo prima di... Allora io vorrei analizzare due cose prima di partire sul discorso, secondo me, chi è Snoke, perché lo so che stiamo andando lì. volevo analizzare quindi prima un elemento, ossia il grosso elefante nella stanza, che è la principessa Leia nel film. E qua si aprono un miliardo di cose su cui parlare, quindi cerchiamo anche di essere brevi e rapidi. Allora, io dico velocemente, sparo velocemente questa cosa: il fatto che Leia fosse sensibile alla forza, vabbè, lo sapevamo tutti, e si sa già da tempo, in realtà da anni, che all'inizio nel piano di Lucas doveva essere Leia il Jedi in episodio 6. Quindi lei fondamentalmente hanno sempre voluto promuoverla a un certo livello. Qua, in questo qua, con la scena alla Freezer in Dragon Ball Z, nello spazio, che mi aspettavo a un certo punto venisse tagliata a metà, hanno detto un sacco, nel senso, cioè, lei non solo è sensibile alla forza, cioè, non la subisce solo passivamente, ma la subisce, cioè, la pratica, tecnicamente, lei si telecinetizza verso la porta. Quindi... Io ho una teoria particolare su questa cosa. Soprattutto sopravvive nello spazio aperto, cioè. Lo facevano, sì, anche, esatto, in Rebels, esatto. Cioè roba. Sì, in Rebels bastava la mascherina, vabbè, lasciamo perdere lì. Un elmetto, basta, poi a mani nude. Cioè, da universo espanso è roba che si è già vista da Mo, in realtà. Sì, sì, esatto, sì, esatto. Sì, sì, esatto, esatto. Il punto è quello, cioè nell'universo espanso lei è, non lo so, è qualsiasi cosa. Qui è diverso, perché qui te lo mostro, qui diventa canone, quindi per quanto, stiamo parlando ovviamente sempre di un film, però rimane una cosa, cioè un blocco importante del film, quindi nel senso, io allora, parlando anche con Marcello, tra ieri e oggi, il fatto che lei l'abbiano usata così e la useranno a metà, perché nel prossimo film non avrà altro sfogo, visto che purtroppo Carrie Fisher è deceduta. Il punto è perché l'hanno inserita ancora nel film, cioè avrebbero potuto semplicemente tagliarla lì e utilizzarla come... Io ho pensato, beh, ok, invece nonostante tutto non l'hanno modificato. Riguarda proprio la morte di Carrie Fisher, cioè se voi ci pensate, togliete solo quella la scena in cui lei dallo spazio ritorna dentro la nave e si salva. Sì. Fate conto che lei ha solo sbattuto la testa lì. Il film funziona assolutamente uguale. Sì. Tra l'altro, quando Luke si risiede nella roccia e si riconnette alla forza dopo che Rey gli dice tu hai, sì, perso totalmente, tu ti sei chiuso alla forza, lui cambia idea quando capisce che deve intervenire dopo il discorso con Yoda, si siede sulla cosa e comincia a meditare. Nello stesso momento si risveglia Leila si risveglia e dice Luke, perché inevitabilmente si sentono e probabilmente è Luke stesso che la risveglia. Da quella, sì, scena sembrerebbe così, se voi togliete il fatto che lei, sì, ha fatto questo miracolo. Infatti, ora, secondo me, la morte di Carrie Fisher ha influito tantissimo. Infatti, secondo me, il film era proprio così. Cioè, Luke si riconnette alla forza, lei aveva preso uno sbattone, una cosa molto molto brutta, e Luke la risveglia. Cioè, comunque loro erano preoccupati e comunque lei non poteva assumere il comando della trasmissione. Se ci fate caso, la scena in cui lei torna nella navicella è totalmente in CGI, ovviamente.
Sì. Sì. Ora, secondo me, anche perché l'esplosione lei non la piglia frontale, che tu dici vabbè è morta sicuro, lei la prende da dietro. Mm-hmm. Sì. Quindi la scena secondo me è stata palesemente modificata, cioè lei all'inizio doveva, la nave veniva colpita e lei si sentiva male. Luke poi la risveglia e lei da quel momento si accorge che non solo Luke esiste ancora da qualche parte, ma sta tornando. Quindi è quello il risveglio della forza, e ritorna poi in scena lei, risvegliata da Luke, e apre la porta dove c'è Poe la pistola ed secondo me quella scena lì in cui lei usa la forza in una maniera come mai avevamo visto, anche perché può essere pure che è morta e ha sconfitto la morte un po' come aveva fatto il maestro di Sidious. Sì. Secondo me è messa post morte di Carrie Fisher, anche perché è giunta proprio nella fase della post produzione del film. Io ho questo grandissimo sospetto. Sì, però a dichiarazione avevano detto che non avrebbero aggiunto o tagliato niente post mortem. Vabbè, ma l'hanno detto, non è detto che poi... girato. Lì hanno messo... No, ma proprio detto che non ci sarebbero state aggiunte nei tagli, quindi secondo me... Perché il film funziona uguale, infatti. Cioè, il film funziona identico. Se lei la consideri morta e resuscitato, la consideri semplicemente in coma e risvegliata da Luke, poco cambia, tranne che lei adesso sappiamo che è potentissima. Sì. Veramente cambia pochissimo, il film gira uguale. Però tu hai un utilizzatore della forza fortissimo, estremamente forte, che però non puoi usare. Non sei mai allenato. No, ma siamo d'accordo, però hai messo questa cosa fortissima che però non puoi usare in nessun modo. Potrei dire, appunto, perché non potrei dire poi nel 9, ma perché lei non combatte? Perché? Perché comunque non potrebbe, cioè anche fosse via Carrie Fisher, secondo me non avrebbero fatto un Leila che scende in campo. No, esatto, perché, assolutamente. Lei l'ha usata anche inconsciamente, cioè quella cosa, magari l'ha fatto anche senza rendersene conto. Esatto, un po' probabilmente, perché lei era quasi svenuta, cioè era incosciente quando poi si attiva. Sì. Un po' come Rey alla fine del 7 combatte con Kylo, o semplicemente sapendo che esistono i Mind Trick Jedi, ne fa uno alla guardia che la Esatto. Cioè, diciamo che il fatto è che secondo me nell'economia della trilogia l'idea di Carrie Fisher era quella di portarla a trasformarsi come saggio del film, nel senso che già da qua si vede che lei acquista sempre più consapevolezza di quello che succede intorno a lei in modo quasi influenzato dalla forza. Anche il comportamento che ha con Poe Dameron. Quando lei si risveglia che gli spara, rimani lì. Cioè, io sono rimasto un attimo e gli ho detto, ma come? Lei, che sembra... Perché tu sei portato a vedere Holdo come quella incompetente, perché ti portano a vederla in questo modo. E quindi pensi che quando arriva lei ovviamente puoi riprendere le redini e dia corda al piano di Dameron. Ovviamente quando lei colpisce è come se lei sapesse già quello che aveva in mente Holdo, cioè è come se lei avesse la percezione, cioè nonostante sia svenuta probabilmente lei aveva la percezione di quello che usciva intorno, che succedeva intorno a lei, e insomma lei aveva si è trasformata poi con questo bastone quasi in Yoda, no? Mettiamola così, nel saggio del film, perché teniamo sempre conto che, come giustamente diceva prima Simone, è una space opera fantasy, quindi come tale c'è il percorso di un eroe che è influenzato da determinati personaggi che sono normalmente canonici, quindi ci deve essere sempre il saggio che influenza la chiave di attivazione, no? Qualcosa che lo spinge a migliorarsi, qualcosa in più. E secondo me in questo era Luke, e nel prossimo sarebbe diventata lei, in quanto Rey abbracciava completamente la resistenza e tutto il processo di... come si dice, tutto il processo di essere l'ultimo Jedi, la speranza, eccetera, e quindi si sarebbe basata su Leia come ultimo saggio del film, come in realtà lo è già un po', cioè lei lo è già un po' per Poe Dameron, è un po' la sua guida, se vedi, no? anche il loro rapporto, che sono mi sembra più una mamma molto... Esatto. Ma anche per Rey stessa l'episodio 7, ma è proprio quella la figura del saggio, è quello che ti dà l'esperienza in più, che ti dà l'attivazione a cui tu sei affezionato e cui lui ti guida nella tua crescita, quindi ci sta che sia visualizzabile magari come mamma, no? Il fatto è che secondo me la morte ora c'è un posto in meno,
cioè in episodio 9 ci sarà questo posto vacante, esatto, che Luke è morto, non lo so, sai. Leia e Leila, io spero che non la usino tutto il tempo in CGI dandole un no, profilo di spessore, anche perché continuano a dire la usiamo, non la usiamo, la usiamo, non la usiamo, abbiamo preso i diritti ma non la vogliamo usare. Secondo me hanno già deciso, cioè dopo la sua morte i parenti erano abbastanza concordi nel i parenti hanno dato la cessione, loro infatti, hanno firmato i diritti per l'utilizzo dell'immagine. Infatti, sì, quindi è già tutto fatto, ma a quanto pare non ci sono delle linee di pensiero dove dicono ogni tanto dicono ma non la useremo, forse poco, non si sa, no, non la useremo. Secondo me la useranno poco. Sì, poco, per forza, cioè, dopo che l'hai fatta addirittura abbattere una morte così violenta, non me la puoi far morire di vecchiaia. Esatto. Cioè, sì, il problema è esattamente quello che dicevo, tu avrai cioè, un personaggio che ha fatto quello che ha fatto. Cioè, a quel punto, cioè, cosa ci voleva? Ci voleva poco a trasformarle in un fantasma della forza, nella forza, l'accettavo. Perché ci sta. Lei ha l'unico tra i tuoi potere. Non adesso, cioè adesso diventa fondamentale che lei rimanga. Però come fa? A maggior ragione mi viene in mente che quella scena lì sia stata inserita dopo la morte di Gary Fisher. Invece secondo me quella è proprio, cioè quella è la scena che ti frega, dentro... perché senza quella scena lì avrebbero potuto farla morire addirittura tra un film e l'altro senza fartelo vedere, volendo. Ah sì, ovvio, ovvio. Invece cioè, con questa scena qui non possono più. Cioè con questa scena qui sono rimasti fregati. E secondo me questa è il motivo per cui la scena non è stata aggiunta dopo. All'inizio anch'io pensavo così, infatti avevo detto forse anche a William parlandone, o Federico, non mi ricordo con chi avevo parlato di voi, che gliel'avevo detto. In realtà adesso ripensandoci, proprio a fronte di questa analisi, secondo me invece quella era l'unica scena da tagliare dopo la morte, cioè, e secondo me era messa lì prima perché volevano appunto darle un profilo di saggio della forza, quindi Rey ruba i libri, ci sono i libri della forza, c'è il nuovo, c'è lei che è un tramite fortissimo, quindi Leila che è un tramite fortissimo, abbiamo visto che è un tramite... però io pure questa cosa dei libri c'ho una teoria, cioè nel senso allora, su Leila comunque allora, il punto è che secondo me è uno dei personaggi più forti di tutto il film, proprio a livello di caratterizzazione, cioè tu quando c'è lei comunque, per quanto poi Gary Fisher a livello recitativo eccetera, cioè è un personaggio riuscito in tutto il film, sì, forse voglio. Uno dei migliori, sì, uno dei quelli... tutta la saga secondo me, esattamente, sì, sì. Così tu, cioè se io per esempio loro adesso hanno il problema che purtroppo non c'è più. Sì, che poi avevano un problema nel... Un personaggio però così forte che tu poi nel prossimo episodio, cioè se tu lo metti 10 minuti è troppo poco forse. Cioè nel senso forse senti la mancanza in qualche modo, però d'altra parte tu non è che puoi fare 2 ore di film, 2 ore e mezza con un personaggio in CGI. Anche perché i costi li evitano fuori di testa solo per fare lei. Per quello... quanto ha pensato Tarkin in Rogue One, esatto. Cioè alla fine magari un po' di più perché Tarkin ha tipo 3 scene, qui ne faranno 5, ne faranno 6. Sì, però ti fa lievitare i costi a livelli veramente, secondo me, Non è un film, ragazzi, parliamo di una compagnia che oggi ha speso 52 miliardi. Sì, sì, però sì, è vero, per carità. È la Wayne Enterprises della vita reale, cioè, dai, cazzi. Nel senso, no, non puoi buttare a fronte di... comunque un film, un investimento magari del 10%, il 15% del budget solo per un personaggio. No, e poi fa guadagnare tutto la lavorazione tu la sai fare a qualcuno, perché loro lo fanno fare ovviamente a qualcuno di esperto che ha dei costi di tempo, cioè ha delle tempistiche, e se ti dicono mi devi fare Carrie Fisher in CGI perfetta per 20-25 minuti, quelli ti dicono, sì, ma ci metto 4 anni magari, non ce ne metto 2, come faccio? Cioè, devo lavorare. Vuoi che la gente non aspetta e vuoi che non gli ritornano indietro i soldi che hanno investito? Non puoi fallire la data di uscita, ormai non possono più. Cioè, ormai no, tu sai che nel 2019 uscirà. Si può fare anche con l'aiuto del motion capture, volendo, cioè non deve essere... Sì, certo, tipo Rachel di Blade Runner 2049. Mm-hmm. Infatti, se metti anche un attore che comunque ti è fa... È costata comunque più di Tarkin. Tanto. Quanto pare perché paghi... Cioè, quanto pare è costata più o meno come fare Tarkin. Ma per le spalline gli è costata quello.
Esatto. No, perché ovviamente in quel caso paghi un attore che si presta, paghi comunque la CGI, sì, e quindi non hai la movimento, ma tutta la sovrapposizione. Comunque, sì, però è un'azienda che vuole guadagnare, cioè non può spendere 1 miliardo per un film e poi magari incassarne 900.000. Cioè, tu devi contare che se tu spendi nel loro budget, mettono 200 milioni di dollari per il film, 200 milioni di dollari per la produzione del film è un conto, poi ci sono magari 200 milioni di dollari per propagare il film nel mondo, tutta la varia distribuzione, e tu devi rientrare di quei soldi. Ma sì, rientrare ovvio, non vuol dire fare pari, vuol dire che devi fare un guadagno del, diciamo del 50% di quello che hai speso. Mettiamola, loro vorranno anche di più. Quindi loro non possono, secondo me, a fronte fare un investimento troppo alto, col rischio che non funzioni come deve. Perché comunque la gente va... Che non è che la devi inquadrare sempre comunque di faccia per vedere tutti i minimi dettagli. Alla fine Tarkin, se vedi Rogue One, tante volte inquadrato di spalle, tante volte... non viene visto benissimo, però era anche coerente in cui gli vedi la faccia fatta bene, sono due, ma era anche coerente con le apparizioni della trilogia classica, però anche la cosa, cioè, di farla tornare come un fantasma della forza, secondo me è troppo presto, cioè, nel senso, cioè, io l'ho sempre vista la cosa come una cosa, ho ripetuto cosa due volte, prerogativa dei Jedi soprattutto, cioè comunque non era una cosa a cui ci si arriva facilmente, cioè comunque Qui-Gon aveva comunque fatto un percorso che poi ha trasmesso Obi-Wan, cioè aspetta, tra l'altro cos'era in Clone Wars dicevano che comunque è un universo espanso canone, cioè dicevano che Qui-Gon, cioè, si palesava come, cioè, sentivano la voce, si palesava come presenza, ma non riuscivano a vederlo come fantasma perché il suo addestramento era incompleto. Sì. Quindi, per esempio, serviva una tecnica per vedere i fantasmi. Esatto, cioè, è una roba ancora più in là di... Sì, però il punto è che... cioè, sì, esatto, anche Luke viene insegnata. La sapeva Yoda, esatto. E... quindi sì, in effetti era abbastanza era più un incastro gestire il discorso della tecnica Jedi piuttosto che usare, sì, esatto, a quanto pare, piuttosto che usare Leila. Cioè, hanno più paura dei fan hardcore della conoscenza Jedi piuttosto che della coerenza a livello cinematografico. Sì, assolutamente. Cioè, sono arrivati a questo punto. Una cosa che io mi aspettavo, cioè, che con cui ho parlato pure prima con Federico. Cioè, per esempio, qua abbiamo Yoda, no? Che quando l'abbiamo Yoda visto... pupazzo, tra l'altro. Sì, Yoda pupazzo, la scelta epica, bellissimo. Molto, sì, sì. Bellissimo. Sì, sì. E non tutta CGI completamente, cioè, preferisco il pupazzone tipo i primi film, quelli originali. Sì, hanno fatto benissimo. Quando ride con la manina, è stato bellissimo. Un personaggio che potrebbe apparire nel 9, che secondo me addirittura sarebbe stato meglio al posto di Yoda in questo, è Obi-Wan. Sì. Ci ho pensato anch'io. L'aspettavamo tutti, ragazzi, Obi-Wan. Cioè, se fosse comparso Obi-Wan al posto di Yoda, cioè, già Yoda è stato... Anche Obi-Wan è Yoda. Punto di domanda. Ah, esatto, sì, Obi-Wan e Yoda sarebbe l'apoteosi, però, punto di domanda, Ewan McGregor? Esatto. Pare, no. Ewan McGregor invecchiato. Ma a quanto pare no. Però lo fa invecchiare, sì, cioè, metti un Ewan McGregor, lo... Invecchiato, perché comunque... Invecchiato, anche cioè, alla fine, per tutti quanti, tralasciando, perché poi c'è anche un fatto generazionale, molti, cioè, identificano Obi-Wan come Ewan McGregor, Sì, però sì. Cioè, si parla di Sarah Lestrini. Cioè, sono cresciuto, cioè, ho iniziato a vedere Star Wars, la saga prequel. Cioè, se lo metti a fianco a Luke, cioè, Luke non ha mai conosciuto Obi-Wan, ha conosciuto Ben Kenobi. Sì. Cioè, non lo so. Stessa persona. Sì, però, e non è lo stesso attore, non però. L'aspetto, però, cioè, di fatto, per quanto McGregor si sia impegnato nella somiglianza, sì, lui ha fatto un lavoro di studio assurdo. Sì, ma è come il discorso che nelle versioni remastered c'è Anakin fatto da... Sì. Infatti quella è una roba che... No, allora, aspetta, allora, in quel caso là, se
se Obi-Wan fosse ricomparso qua, tecnicamente deve avere l'aspetto di Guinness. Perché, sì, certo. Cioè, ma è compare già così. Ovvio. Il punto è che non puoi usarlo. Cioè, Guinness ci sono delle riprese spixelatissime, cioè inutile. Piuttosto, trucchi Obi-Wan. Intanto è trasparente azzurro, cioè che ti frega. Sì, ma non è il problema. Sì, trucca un po'. Scherzando, ovviamente. In realtà non è tutto sto gran problema, impedimento. E secondo me addirittura funzionava meglio di Yoda. Mo, tornando a un'altra cosa, perché Yoda funziona benissimo qua, cioè bellissimo, meraviglioso. Ha un senso, certo. Però Yoda è il trollatore definitivo. È quello che ha, in un certo modo, ha fallito con Anakin. Ma è quello che altro... con Luke, che alla fine Obi-Wan è il primo maestro di Luke. Poi passa a Yoda. Però secondo me qua è lì per un motivo diverso. È lì per un motivo diverso Yoda. Cioè, è perché Yoda storicamente è quello che esplora di più la forza. Sì. Cioè, è l'ultimo Jedi ad esplorare la forza fino in fondo. Cioè, e quindi era l'unico che avesse, cioè, che potesse fare un discorso sensato sul fatto che il tempo... il tempo del Jedi, cioè il tempo dell'insegnamento dogmatico, era giunto al termine. Cioè era l'unica persona l'unico personaggio che poteva farlo. L'unico personaggio che aveva un contatto con Luke, più che altro, poterlo fare. Anche se, cioè, alla fine, poi... se ci penso, anche Obi-Wan avrebbe potuto farlo, perché comunque tutti e due, sia anche se per motivi diversi, comunque poi loro si ritirano, effettivamente. Cioè capiscono che in qualche modo hanno fallito tutti e due. Sia Obi-Wan che Yoda. Dopo Luke, però. Dopo la funzione dei Jedi. La questione secondo me... Lisa, dimmi. No, dici? Che secondo me c'è un altro piano su cui osservare la cosa. Cioè che, sì, Yoda è il maestro Jedi per eccellenza, penso siamo tutti d'accordo su questo. Quindi, se si parla di forza, Yoda è il più indicato per fare un ragionamento logico. Però Obi-Wan a livello di connessione affettiva con Luke è un'altra cosa, quindi forse a livello emotivo un'apparizione di Obi-Wan sarebbe stata più di impatto. Io penso che Obi-Wan sia sempre rimasto legato a Luke. Luke ha sempre sentito la sua voce nella testa, è il suo primo maestro, cioè un rapporto più viscerale. Ma pensate, in effetti lui non appare per convincere Luke. Lui appare... brucia e fa un, cioè, però comunque si parla di fallimento, tenta di fare una connessione emotiva come avrebbe potuto fare Obi-Wan. Lui fa un gesto concreto, cioè brucia l'albero e quello è la cosa più concreta che si poteva fare in quel momento, che rimprovera Luke, cioè, vi spiego perché l'albero. Secondo me Yoda è giusto. No esatto, vi spiego perché secondo me Yoda è giusto, nel senso che oltre alla questione dell'albero, che è fondamentalmente più adatta a Yoda, c'è tutto anche il discorso che Yoda nell'immaginario di tutti i fan nuovi vecchi è molto più di impatto di un Obi-Wan. Oltretutto, cioè, Obi-Wan magari i quindicenni che magari la trilogia prequel non l'hanno mai vista, magari esatto. Non lo conoscono proprio Obi-Wan. Sì, esatto. Ma se tu ti immagini il maestro Jedi, ti immagini Yoda, perché esatto. Sia nella trilogia originale sia nella trilogia prequel aveva la stessa cazzo di faccia, quindi tu l'hai associato a quello, è il piccoletto verde con l'orecchia punta. Boom. Se tu pensi a Obi-Wan, c'è qualcuno che pensa a McGregor, qualcuno che pensa all'altro, qualcuno che dice però io voglio l'altro e poi io voglio quello. Yoda era perfetto come figura, nel senso che era lì, oltre al fatto che in effetti come esploratore della forza è quello che più può anche permettersi di dire basta insegnare la forza in questo modo, ora è ora di cambiare, no? Sì, vero, vero. È l'unico che forse davvero può fare un discorso di quasi filosofico di insegnamento. Comunque, quindi secondo me è molto più diciamo che nel 9 non escludo né il fantasma della forza di Obi-Wan né a maggior ragione quello di Luke, tanto. Però ripeto, cioè, il problema, vedi, anche il fatto di Luke, no, così adesso che stiamo a parlare del fantasma della forza, cioè il problema secondo me, allora a me il film è piaciuto, però la cosa, io a fine film
cioè ero sazio, cioè in senso sì, io esatto. A parte che è stato ho pianto, è stato emozionante eccetera, cioè io quella l'ho vista come una conclusione. Cioè a me, io sinceramente adesso ci penso, io non mi va di non voglio sapere come continua in realtà. Cioè sì, lo voglio sapere, andrò a vedere il film quando uscirà il primo trailer, sarò là ultra mega eccitato. Però così, cioè, sembra quasi, cioè questo sembra cioè la fine del 9, cioè la realtà è così, cioè io a me mi è arrivato così il film. Cioè quindi voglio dire, magari avrei modificato, ecco, tutta la parte finale con Luke, magari non l'avrei fatto morire, cioè l'avrei affrontata in maniera diversa, probabilmente, per quanto sia bella. Cioè, sì. A me è emozionato. Ma infatti secondo me secondo me infatti c'è una cosa, secondo me il prossimo avrà in comune qualcosa con Ritorno dello Jedi, nel senso che non intendo come Ritorno della Forza aveva qualcosa in comune con episodio qua, con la Nuova Speranza, cioè intendo che sarà tipo a anni di distanza, ambientato ad anni di distanza da episodio 8, e che ci sarà cioè un'evoluzione che noi non vedremo a schermo, ma sarà necessario, nel senso, assolutamente sì, secondo me sì, perché Loren, cioè se a Kylo non lo fanno diventare un cattivo, ma anche per i ribelli, cioè la ribellione deve cambiare tutta, cioè sono quattro idioti dentro al Millennium Falcon adesso, con un solo bassista carismatico che è Chewbacca, cioè che magari può sconfiggere l'impero da solo, cioè il primo ordine da solo, ma non sarebbe così divertente, insomma, cioè è sprecatissimo, esatto. È sprecatissimo qua Chewbacca, secondo me, sì, non c'è, dico, non è più la sua trilogia, va, è giusto, secondo me è giusto che sia questo lo spazio a Chewbacca, l'importante è che non venga dimenticato, però che sia usato poco ci sta, cioè, diamo spazio come amico dei porti, da raccontare. Diamo un momentino spazio a chi abbiamo surclassato parlando, tra l'altro, cioè, ragazzi, chi non ha dato la sua, di adesso, che si faccia avanti. Ora vado avanti io. Ok, va Luca. Allora, vabbè, a parte che tante cose le ho già dette, comunque, un sunto del mio pensiero è praticamente che è un buon film, un buon episodio di Star Wars, se però mi dimentico delle cosine. E sono, vabbè, le abbiamo già detti, ma secondo me la più grave in assoluto, su cui tra l'altro il cinema sofferma di poco, è l'atteggiamento sbagliato che probabilmente si è avuto nei confronti di questo film. Cioè, doveva essere, secondo me, un tantino meno pieno di colpi di scena e più dark, magari. Cioè, mi aspettavo quello, che fosse senza battute, senza, cioè le eccessive battute che sono proprio tantissime, cioè alla fine quando c'è la cosa delle suore, anche a me quella piace, però tipo l'inizio, i primi minuti del film sono qualcosa che non posso sopportare mai, non comincia così un film di Star Wars, manco per sbaglio, secondo me. Sì, sì. È la parte di Leila che secondo me è pure troppo overpowered. Per il resto è un film buono, un episodio di Star Wars che non lo so. Ancora io non ho capito se mi piace o no. Dopo tutto sto parlare io ancora non ho capito se mi piace o no questo film. Sicuramente Johnson è quello più adatto per continuare la trilogia, per continuare il brand. Questo sì, perché se avessi visto un film così, che non parlava degli Skywalker, io avrei detto è una figata, continuino così con Star Wars per tutta la vita. Nella saga degli Skywalker mi piace di più Abrams e sono contentissimo che il 9 ritorni Abrams, perché è quello che può mettere un attimo bene di nuovo la barca e farla navigare un attimino più salda fino a...
proprio alla conclusione della saga degli Skywalker, è giusto che ci sia uno più come noi, se mi consentite il termine, che vuole tanto bene a Star Wars. Sì, cioè, io in linea generale condivido con te, cioè nel senso, pure io, ma anche dai trailer, pensavo che il film sarebbe stato effettivamente un tantino più dark. Assolutamente, sì. Un po' più maturo, anche se poi in realtà c'ha tanta epicità, il cuore ce l'ha, perché comunque si vede che è un film che ha qualcosa da dire, insomma, e lo fa, perché alla fine... No, il film secondo me ha tantissimo da dire, cioè quando emoziona. Si parla di Johnson che rischia, a me piace un sacco, cioè, sono contento che Johnson abbia rischiato, che abbia mandato all'aria tutte le teorie dei fan, tipo Rey e Kylo Ren, Darth Vader e Anakin rinato, Snoke e chissà chi, cioè così mi piace, non mi è piaciuto come è andata così. Tra l'altro una cosa, nessuno ha commentato la roba di Rey, l'ho notato adesso. Esatto, allora facciamo ora al volo, penso che siamo stati d'accordo tutti che è stata una genialata. Sì, dire tu sei la figlia di nessuno. L'ho apprezzata. Non è la figlia di nessuno, però secondo me. Io ma sì, ma sì, raga. È bello così. Non me la... anche secondo me è bello così, però il rischio è che arrivi. Alla fine lo Skywalker della saga c'è sempre. Non si chiama Skywalker, si chiama Solo. Però c'è. Se contate il minutaggio è praticamente identico in questo film tra Rey e Ben. Mm. È quasi uguale, tutte le scene con Luke sono un po' più lunghe perché si devono presentare, mentre Snoke non viene proprio mai presentato e il resto della crew di Kylo Ren la conosciamo già. Ma tolta la presentazione fanno praticamente gli stessi minuti su schermo. Sì. Quindi è un protagonista tanto quanto Rey, volendo. Vede la situazione da un altro punto di vista. Sì, secondo me sono protagonisti alla pari. Sì. Tant'è che sono sicuro che sarà il cattivo del 9 e morendo si redime tanto quanto Darth Vader. Sì, però non lo so. Per quanto riguarda il discorso del cattivo, ragazzi, proprio per chiudere, sì. Per chiudere, abbiamo parlando 3 ore adesso. Esatto. Comunque, aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Luca all'inizio: che è vero che i primi 5 minuti sono strani, però io non li ho trovati per nulla diversi dal salvataggio di Han Solo a Leila, quando all'interfono fa «Ehi, qui tutto va bene, non è assolutamente diverso, è la stessa identica cosa, solo che è fatta con una comicità più nuova, mettiamola così». Però è lo stesso umorismo, secondo me. L'umorismo che non mi è piaciuto è tanto altro, cioè, ci sono altre parti umoristiche dove è veramente trovato pacchiane. Per esempio, mi è piaciuto Luke che spolvera la spalla dopo che è stato colpito. Ah, sì, bellissimo. Ma in realtà secondo me quella era totalmente fuori luogo, cioè è figa, sì, ma non dovevi farla, cioè quello è veramente è come dire la comicità da cinepanettone, mettiamola così, no? Quella che magari ti strappa la risata perché fa ridere, ma se poi pensi al film dici ma perché hai dovuto fargli fare sta caffonata? Sì, cioè veramente l'antistile di qualsiasi cosa, ma anche l'addestramento con sono casato come un pazzo, però tipo con la foglia, sì, gente anticlimatica. Però è anticlimatico, o come diceva Elisa giustamente, i porg alla fine che urlano per mezz'ora, che tu dici, cioè, sei in un momento di tensione e urli, dici, ti prego, cioè, comunque... non ha senso. Cioè, quella iniziale di Dameron, in realtà, è l'unica, secondo me, parte comica forzata, mettiamola così, nel senso che magari è eccessiva, che funziona davvero, perché non interrompe niente, perché parte già in comico per poi dare la carica, e non c'è più, non c'è l'interruzione, non ti interrompe il climax, ma te lo fa vivere dalla battuta fino alla tensione finale, dove ci sono tutta, cioè, poi la scena iniziale diventa anche pesante perché c'è tutto il sacrificio della sorella della cinese, che non mi ricordo come si chiama, che insomma, cioè, fa un sacrificio e lo vedi, lo percepisci che lei sa benissimo e lo fa. Quindi in realtà quella è l'unica vera comicità che funziona ed è molto più Star Wars di quello che sembra, solo che in apertura forse non te lo aspetti. In apertura è strano perché, cioè, io personalmente ho amato troppo le aperture degli altri film con le navi e queste cose così, è tantissimo quella di episodio 7, che è serissima,
arrivano nel momento che lo catturano e lui è lì con tutta la sua sfacciataggine, fa la battuta sulla maschera di Kylo Ren, ma dura pochissimo. Lì, esatto, lì c'era. Ma dura pochissimo. È solo, ma con quella cosa respiri, tipo dice una cosa del genere, non mi ricordo. Ah no, non riesco a parlo io, parli tu. Esatto, parli tu, sì. Bellissimo, quello è bellissimo. Ma dura, ripeto, 2 secondi e poi si ritorna seri. È comunque una cosa che capisci che è così perché il personaggio è sfrontatissimo, cioè non gliene frega niente di chi ha davanti, può avere davanti Kylo Ren, può avere davanti l'ammiraglio Holdo, lui è comunque convinto di quello che deve fare. Cioè, alla fine però anche in questa apertura lui fa esattamente questo, cioè lui è davanti a un'ammiraglia. Sì, lo so, però col suo alla X, tanto. Lì che li guarda e si prende un rischio pigliandoli per il culo, cioè questi potevano dire vabbè, sparato a sto scemo, non ascoltate neanche quello che ha da dire, invece si fanno un po' ingannare dalla sua sfrontataggine. Secondo me però invece quanto è bello il drift con il drift sgommato, sgommato nel volo, bellissimo, fantastico. E poi parliamo di Snoke. Allora, è il momento di parlare. Allora visto che l'argomento è esatto, stupido il personaggio. Allora, amore, sì, amore, siamo d'accordissimo. Amore di merda, sì, esatto. Ma soprattutto la ripresa del primo piano con lui con la lingua di fuori. Quella, vabbè, però, comunque, al netto di quella, lì, secondo me, tutti quelli che l'hanno guardata, anche l'ultimo fan, ha pensato, no, c'è qualcosa di strano. Io pensavo che da un momento all'altro si riattaccasse. Anch'io. Sì. Esatto. Mentre combattevano, io pure mi aspettavo quello. Ora questo si riattacca. Io infatti, mentre parlavano, mentre loro discutevano, io guardavo dietro per vedere se effettivamente si muovesse, perché era inquadrato, sfocato. Io guardavo lì, non guardavo per i piedi, perché qualcosa succede. E l'intento della scena è proprio quello, è farti dire, guarda che ora. Sì, esatto. Ma io ve la butto là. Questo è il momento teorie, qui ci tengo particolarmente. No, allora vi spiego. Quella è la mia idea. Ti presentano in episodio 8, ti presentano il personaggio di Snoke come uno che sta sempre 8000 passi avanti agli altri. Dice, no, sono stato io a mettervi in contatto, sono stato io a fare questo, quest'altro, è tutto merito mio. A un certo punto che succede? Che lui si fa, tra virgolette, ingannare. Nel senso, il trucco di Kylo Ren, oltretutto, mi è anche abbastanza piaciuto. Bello, secondo me. Il fatto che lo inganna con la sua frapposizione, carino. Mm-hmm. Ci sta, anche rispecchia pure un pochino il discorso della sua ambivalenza lato chiaro, lato oscuro. Ma vabbè, a parte quello, a parte il discorso tra virgolette simbolico. Lui si fa trafiggere, si fa uccidere, perché muore, e dalla sua morte nasce definitivamente quello che è il Sith Kylo Ren. Perché è l'evento scatenante, il Kylo Ren, è per quella che sarà sempre la costante dei film, di Star Wars, dei Sith, è che il Sith uccide il suo maestro. Sì. È sempre stato così. Sì. Quindi il passaggio definitivo di Kylo Ren a Sith è quello. E lui non dice mai, dice muove la spada contro il suo nemico. Lì ti fa capire che, sì, ok, sta muovendo la spada su Rey. Però non dice, non fa riferimento a, diciamo, la scena è un po' ambigua in questo senso. Ma il punto è un altro. Il fatto che lui si faccia uccidere scatena il Sith Kylo Ren. La stessa cosa fa Darth Plagueis. Darth Plagueis, il Sith che ha potere sulla vita e sulla morte, muore. Torniamo sempre lì, torniamo. E questa è la seconda volta che un Sith muore, tra virgolette, in modo stupido. Ed è la seconda volta che dalla morte di un Sith nasce un Sith. Perché Palpatine diventa Darth Sidious definitivamente quando uccide il suo maestro. Quindi quello che mi viene da pensare è, le due cose, siccome si inevitabilmente si sovrappongono, perché sono lo stesso evento, un Sith che ha potere sulla vita e sulla morte, che si fa volontariamente uccidere per far nascere un Sith, e periodicamente riesce a resuscitare per portare un Sith, per formare definitivamente un Sith, ha senso? A voglia. Quindi che lui rinasca periodicamente, oppure abbia necessiti di tempo per resuscitare, per rigenerarsi, e poter far ripartire Sith, ha senso per come la vedo io, perché dà anche un senso al discorso del lato oscuro, perché il lato oscuro, sì, ok, nasce dalle pulsioni, ma non può essere così tanto spontaneo, perché un conto è la pulsione, la passione, un conto è la rabbia pura utilizzata coi poteri, no, nei poteri. Perché, cioè, quindi ricordiamoci che comunque pure i Sith hanno un loro studio, hanno comunque delle tecniche, e non è che diventano sì, esatto, a esatto. caso.
avevano sì, esatto. Hanno sempre un maestro. Vero, sì, quindi c'è un maestro, esatto, un maestro che sa tutto. Non è che a un certo punto, cioè ogni 500 anni ne spunta uno che a caso diventa il più forte di tutti. Mi sembra più facile pensare, a me piace, mi piace l'idea del fatto che ce n'è uno, che c'è Plagueis, che ne ha formati diversi negli anni. Non ci avevo pensato, che ma sta teoria nella trilogia prequel si dice... Io nella trilogia prequel si dice che... teoria che avevo io, identica. Ma sì, ma cioè, il punto è che io ce ne ho tante teorie, alla fine del film le ho eliminate tutte, ho detto, no, questa, cioè, per me è così, cioè, mi sembra, non dico evidente, perché evidente non è palese, non è Però, perché, quasi, quasi. Cioè, però è chiaro uno... che si sovrappone perfettamente. Sì, anche perché se uno ci ragiona in maniera un po' più approfondita, no, poi, alla fine è un personaggio che ha visto la nascita e la distruzione della Repubblica. Sì. Ha visto, cioè, quindi, l'ha detto. In qualche modo, l'impero. Ha visto la distruzione dell'impero. E ha visto la nascita del primo ordine. E adesso sta a capo di... Oltretutto ha visto la nascita della Repubblica. Cioè, se la nascita della Repubblica, esatto, avviene, cioè, un sacco di tempo prima. Perché comunque l'ordine Jedi c'è per mille anni, esatto, dicono a episodio 1. È uno così potente, eccetera, e viene liquidato così, cioè, come niente, senza manco esatto, un piccolo indizio del background. Cioè, non è che alla fine sia un... Cioè, se tu mi presentavi un cattivo... che magari era il classico cattivone, così Sith, normale, tipo un Kylo Ren proprio dall'inizio, solo Kylo Ren, allora alla fine... L'accettavi. Lo accettavo, perché poi non è che c'era sto grande background incredibile, no? Tanto, sì, tanto da poter, sì, dire, sì, una cosa tipo Plagueis. Ma in questo caso Snoke, cioè, è effettivamente... Cioè, è una roba potentissima. Cioè, è un personaggio che, se vuole, può schiacciare Rey e Kylo Ren con un dito. Quindi, liquidarlo così, dopo tutto quello che avevano detto, quindi il fatto che lui già c'era molto prima, ma proprio ai principi della Repubblica, mi fa, praticamente, mi dà quasi la totale certezza che sia Plagueis. Sì, sì, sì. Quindi penso che questa, cioè, a questo punto mi sembra, cioè, ripeto, non confermata. Che oltretutto, anche per un discorso blandamente visivo, ci sta tantissimo. Sì, cioè, esatto. Poi oltretutto ho fatto caso. Esatto. Io ho fatto caso, cioè, nell'universo strane. Espanso. Anche nell'universo espanso, se no, che era di quell'altra razza più grande. Sì, 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 Gigi, sì, è per questo, non mi ricordo come si chiama. Qui effettivamente, quando si avvicina al Rey, si vede la maccia, cioè, c'ha un testo, è il doppio. Sì, sì, sì. Cioè, si vede proprio le... Secondo me quella scena è anche, diciamo, tra virgolette, non dico fatta apposta, ma ti fa vedere Snoke in proporzione all'essere umano medio. Sì, e ti fa capire vedere che effettivamente è grosso, non è solo una questione di proporzione di ripresa. È deforme, cioè, è anche deforme, perché... Deforme in faccia, secondo me, perché... È in fase di rigenerazione. Non è naturale, esatto, quella, esatto, cosa, esatto. Cioè, potrebbe essere tipo in fase, no, che lui ancora non è proprio fisicamente pronto. Cioè, oltretutto, però rimane il fatto che comunque è umano. Cioè, se fosse un'altra razza, sarebbe come comunque inevitabilmente. Cioè, non come si stesse rigenerando, ma al contrario, come si stesse decomponendo. Cioè, come se stesse consumando. Come se fosse estremamente vecchio. Sempre ci sta. Stiamo morendo. Sì, però però la scena che effettivamente poi muore, e muore in un modo abbastanza enigmatico, ti fa capire che forse in realtà si stava rigenerando. Cioè, in realtà sì, può essere tutto, però, cioè, se devo pensare a quello, alla mia teoria, tra virgolette, mi viene da pensare che si stia rigenerando. Sì, sì, no, la tua teoria mi piace tantissimo. O forse magari il contrario, che magari si sia rigenerato a un certo punto, oppure magari che si sia rigenerato e abbia aspettato che nascesse qualcuno affine alla forza, e che lui riuscisse a manipolare, quindi magari estremamente vecchio, ci sta, ha anche senso. No, anche perché morendo, sì, cioè, sarebbe, per esempio, sarebbe interessante anche se venisse introdotto il concetto di Plagueis con una sorta di simile entità, e quindi una sorta di metafora del seme, del lato oscuro, che praticamente si annida in tutte le razze, quindi magari semplicemente... potrebbe cambiare razza in razza, ma è sempre lui. È come se alla fine fosse una sorta, sì, di spirito della forza, no, ma fosse il lato oscuro. Cioè, ricordiamoci sempre che c'è il discorso il lato oscuro. In realtà è lunga la storia, perché anche in Clone Wars, vi ricordate, per chi l'ha visto,
Ah, è vero, gli avatar... A un certo punto arrivano su questo pianetoide, diciamo, nascosto, che ci compaiono, non si sa perché, e vengono a conoscenza di tre entità, di cui non mi ricordo il nome ora. Sì, è vero. Che però sono il padre, il figlio e la figlia, che sono il padre e il figlio e la figlia, esatto. L'equilibrio, sì. Sono il lato chiaro e il lato scuro è la forza. Che sono, pare che siano effettivamente. Là li chiamano gli utilizzatori della forza, i custodi della forza. Li chiamano. Dicono che sono i custodi della forza. Dei Filoni è molto amico di Rian Johnson e hanno lavorato a stretto contatto nei mesi del. Quindi, nel senso, questa cosa qui. Infatti, oltretutto c'era anche il rumor del fatto che Snoke fosse un Wills. Sì. Quindi, un Will, sì, così. Sì. Quindi, qualcuno di questa razza particolare, insomma. Quella a me personalmente non fa impazzire perché è un argomento che non è mai stato toccato. Uh-huh. E a un certo punto dire a metà film comunque io sono un Wills è un po' spicciolo, ho detto sincero. Cioè, è ok, cioè rimane è al pari di dire non è nessuno, fondamentalmente, per lo spettatore del film, sì, sì, basta. Sì, sì. Ma anche per il fan che si legge mille, esatto, cose. Quindi a sto punto, visto che Darth Plagueis, il fatto che sia diventato canone nella trilogia prequel, tutta questa storia qui, mi fa pensare che... cioè, io rimango di quell'idea. Sì, no, ci starebbe, sì, ci, esatto, starebbe, potrebbe essere anche. Sarebbe coerente. La stessa, a me, cosa, esatto, che ha fatto nascere, esatto, Anakin, volendo. Esatto, cioè rimane sempre questo dubbio qua, Brescia. Ah, un'altra cosa, scusate, buttala subito. Dice a un certo punto, chiaramente, a me una cosa mi è piaciuta un sacco, che Rey nasce come controparte buona di Kylo Ren. Lo dice, dice la tua controparte del lato chiaro. Quindi nel senso, questo fatto che la forza sia, in realtà tempo fa pensai anche a un'altra teoria, del fatto che Rey fosse la nascita spontanea della forza, dovuta alla nascita forzata tempo prima di Anakin. Quindi nel momento in cui un Darth Plagueis, comunque chi è, ha forzato la nascita di un essere fortissimo da poter piegare al lato oscuro, automaticamente la forza ha rigettato, diciamo, questo corpo, facendo nascere, riportando in equilibrio, facendo nascere Rey, sì, un altro essere, certo, estremamente positivo, estremamente, cioè positivo. Questo mi esatto, non lo so, lo vedo un po' più forzato, certo, questo, cioè, sarebbe una cosa. Direi devo dire che mi piace veramente tanto il fatto che lei sia veramente nata dal nulla. Sì. Cioè, alla fine questo film, a prescindere dal passato di Rey, ti fa vedere che questa ragazza è limpida come l'acqua. Cioè, quando sta facendo l'addestramento con Luke, la prima vera sessione di addestramento, lui si mette lì e dopo aver percepito l'equilibrio sente che c'è qualcosa nell'isola, che è un'isola talmente bella da avere, però ci hanno fatto il Templo Jedi perché ha l'equilibrio, quindi sotto c'è qualcosa di profondamente oscuro. E lei non è che viene attratta, perché l'attrazione che ha verso il lato oscuro un attimo è quella che la porta a parlare con Kylo Ren. Quando invece scende giù, non è attrazione per il lato oscuro, è semplicemente che è curiosità. Lei scende, sì. Luke è spaventatissimo, ma lei ne esce limpida, veramente come l'acqua. Cioè, il lato, sì, oscuro a lei non le fa proprio niente. Non... Però posso dire una cosa, neanche così. Il lato chiaro. Io personalmente, cioè, non la guardo come... non la guardo però come un errore positivo, un errore totalmente, no, del buono. Più del giusto, non del buono. Cioè, per me i buoni erano Jedi, quello che dicevamo prima, era Kenobi, cioè, nel buono. Giusto, sì. Cioè, è nella nel giusto, passione, quindi non è nel perché buono. Allora il combattimento, tutto il combattimento e l'odio che aveva per Kylo nel primo sarebbe roba dal lato oscuro. Però lei era contrapposta a lui. Anche qui non lo sopporta Kylo, cioè nonostante si stiano parlando per gran parte del film e tu pensi ora questa qua passa al lato oscuro da un momento all'altro, in realtà lei non si fa tentare mai, è sempre lì che parla con Kylo Ren, ma è lei che vuole portarlo dalla sua parte, vuole salvarlo fino a quando può. Perché oltretutto c'è da dire una cosa, il discorso della tentazione c'è quando uno viene portato all'estremo. Cioè, si parla all'interno del Jedi, si parla quando uno viene portato all'estremo di un lato, viene tentato verso l'altro. Kylo Ren è uguale. A un certo punto, addirittura sente la tentazione del lato chiaro, sì. Non se ne era mai parlato. Sì. Infatti, quello è stato un altro discorsone quando fu episodio 7. La tentazione alla luce non se ne era mai parlato. Della luce se ne era parlato sempre come un lato passivo, tra virgolette. Io vorrei buttarla all'altra cosa. Rey la vedo proprio a metà. Non abbiamo parlato. Che cosa? Ma Iren, i cavalieri di Ren? I cavalieri Ren che hanno anche probabilmente dimenticati, e sì. Se il film è stato un po' rimaneggiato in corso d'opera, li hanno totalmente
ammazzati, cioè alla fine io penso cioè ha messo i pretoriani. Esatto, o sono pretoriani fighissimi, ragazzi, pretoriani vogliono trasformati nelle guardie. No, non credo. Non lo so, oddio, probabile. Pretoriani no, perché no. Basta sapere che erano i quattro discepoli che Kylo si era portato dal Tempio Jedi e poi boh. Cioè, non credo magari arrivano nel 9. Cioè, magari adesso sicuramente non contateci troppo. Una cosa interessante, magari secondo me se li sono dimenticati proprio. Sarebbero due cose forse, o una che magari lui per qualche modo li richiama nel 9, praticamente sì, probabile. No, sarebbe figo per trasformarlo in un cattivo figo anche iconicamente, perché diciamoci la verità, non lo diventerà mai figo e iconico quanto Darth Vader. No, ovvio. Sì, allo stesso tempo però ora lo è troppo poco. Rian Johnson ha provato, magari, rendendolo magari veramente cattivo, a renderlo un po' più iconico. Nel 9, magari, se gli aggiungiamo pure i Cavalieri di Ren e lui parte già come cattivo, come capo del primo ordine, lì magari può funzionare di più la figura di Kylo Ren, nuovo grande cattivo di Star Wars, tanto da venderci le magliette per farvi capire. Va. Perché magari, cioè, perché se dicevano, guarda, Kylo Ren prima di ammazzare il padre ha ammazzato pure loro, dice mazza, questo proprio, cioè, ammazza tutti. E già là una minima spiegazione a che fine avevano fatto, ma qua proprio non, cioè proprio non, è come se non esistessero, cioè ci stanno. Sì, sì, no, infatti se li sono dimenticati. Cioè, dice che se li porta, si è portato via dei discepoli, ma non dicono mai Cavaliere di Ren non esce mai in questo film qua. No, quindi, no, ma nemmeno sì, nel primo. Li vedi nel 7 rapidamente, basta. Però vabbè, magari in qualche modo. Sì, comunque ci sono, cioè con Dio che comunque ci sono. Comunque in teoria sono i discepoli, erano tutti discepoli di... Io quello non ho capito, in realtà, perché non lo spiega. Sì, però quelli che sono i Cavalieri di Ren erano i discepoli di... Sì, di Luke, in teoria. Di Luke, sì. E sono andati... Snoke se li porta via tutti. Snoke, sì. Sì, perché lui c'è praticamente... Okay. Esatto, cioè praticamente lui ammazza quelli, diciamo, i fedeli a Luke che si porta via. Sì. Non è detto che appaiano come alleati, sì. Tra l'altro sarebbe anche interessante andare all'etimologia di perché Cavalieri di Ren. Ren secondo me, che lui si chiama Kylo Ren, l'altro si chiama Tizio Ren, Caio Ren, sì, sì, infatti, esatto. È come Darth, cioè. Esatto, quindi sarebbe anche carino se li avessero inseriti, o se li inseriranno mai. Non è, magari non riappaiono come alleati di Kylo, tra l'altro. Secondo me, col fatto che lui ha destabilizzato il potere, potrebbero magari comparire nel 9 come contendenti. Però diventerebbe contendenti, non avrebbe in realtà, senso. Esatto, bravo. Ma oddio, se non fanno, la cosa che ho pensato io è: se non fanno lo stacco temporale enorme, cioè enorme, lo stacco temporale comunque utile a far ricreare a quei quattro idioti una qualche ribellione, potrebbe starci che tirano su quattro alleati, provano comunque, perché comunque la natura della ribellione è comunque quella di provare a demolire il primo ordine con ogni mezzo, anche se sono soltanto in quattro, spinti dal fatto che il primo ordine ha una lotta intestina tra i cavalieri e il potere centrale. Ci sta. Potrebbe oltretutto essere... infatti ora Kylo Ren è diventato leader supremo, perché c'è Hux che lo chiama leader supremo, sì, sì, sì. Però gli altri potrebbero dire no, così tu per essere leader supremo, esatto. Voglio essere io leader supremo, e quindi c'è questa guerra civile, tra virgolette. Beh, considerate però che lotta interna, considerate però che i cavalieri di Ren, per quanto ne sappiamo noi, sanno che lui ha ucciso Luke, cioè quindi sanno che questo tizio ha già ucciso Luke Skywalker, sì, non è che io andrei tanto contro uno che è quello che ha ucciso il Jedi più forte di tutti, ha ucciso presto. Aspetta, però ora sanno che Luke in realtà non è morto, cioè ormai, o meglio, ora sanno che Luke in realtà non è morto, perché compare lì, quindi loro possono pure dire allora tu sei il nostro capo perché ci hai detto che hai eliminato Luke Skywalker, ma non è vero. Ma comunque è quello che ha ucciso Snoke. E non sei riuscito perché l'hai smitragliato anzi ti ha preso anche per il culo. Sì, esatto. Sì, cioè effettivamente...
o magari cioè, la io li vedo più da alleati comunque. Oppure li vedo più da alleati di Kylo. Episodio 9 li devono mettere da alleati. Episodio 9 comunque ci saranno nell'episodio 9. Episodio 9 lo sviluppano tutto su Rey contro Kylo e usano i cavalieri di Ren nella nuova trilogia. Già no, ma non sarà, no, non sarà nuova sì, trilogia, l'hanno confermato. No, hanno detto che non sarà ambientata nell'universo non nella Vecchia Repubblica. O nella Vecchia Repubblica. Allora parliamo velocemente di questa cosa prima di chiudere, che è un argomento interessante che non abbiamo ancora toccato. Idee sulla nuova trilogia, sulla futura trilogia, non si sa nulla. Il ragazzino no, vi prego. Solo su Django. Il ragazzino solo che... su Django la voglio. Solo su Django i cloni io... di Django. Il resto non me ne frega niente. No, la nuova trilogia sarà o molto indietro o molto avanti nel tempo. Io mi aspettavo una cosa molto indietro e ti dirò, col fatto figo. Che lui ha studiato un fatto il discorso del Tempio Jedi, sì, eccetera. Esatto. Quindi secondo me è una cosa che sarà ancora prima della Prima Repubblica. Però si è parlato di roba a parte dagli Skywalker. Sì, no, esatto, appunto. Quindi prima della Prima Repubblica, quindi la formazione del primo Jedi, cioè la formazione dell'ordine Jedi vero e proprio. Perché lui comunque si è documentato un sacco, perché lui ha dovuto scriverci un film. Quindi secondo me, cioè, quando gli è piaciuta talmente tanto sta cosa, visto che l'ha sviluppato bene, è piaciuto, il film alla Kennedy è piaciuto, lui ha proposto sta cosa, ha detto, ma guarda che sta parte della formazione dell'ordine Jedi, tempi Jedi, sì, è figa, ragazzi, se ci faccio una trilogia... O male che vada una cosa alla Knights of the Republic. O la prima guerra della forza. La prima guerra... Vorrei evitare, per quanto mi piacerebbe tantissimo, vorrei evitare tutta la parte prima repubblica, prima grande guerra... Perché iniziano, se ci butto dentro Revan, io lo amo Revan, ma non lo voglio vedere in un film. Sai cosa, perché Revan cosa è il feticcio dei... qualcosa di più incentrato, come Clone Wars, ma sull'impero, con magari... sui Trooper. Come si chiama l'ammiraglio, quello... Ok, che non mi viene in mente il nome. L'ammiraglio con la faccia blu. The Tron. Ma Tron c'è Rebels. Lui come... No, però ragazzi, quello è più una roba da spin-off. Quello è più una roba da film spin-off. Cioè, secondo me sarebbe interessante parlare di proprio una che ha detto nuova Federico. Trilogia senza gli Skywalker vuol dire proprio nemmeno far vedere... Però... Un periodo storico totalmente diverso. Esatto, sì. Buttateli proprio indietro nel tempo. Sì. Tanto basta che sia Star Wars, la Disney vince. Perché la gente al cinema ci va. Una nuova trilogia fatta nello stile, cioè seguendo, diciamo, non proprio uguale, ma in senso in linea generale, come temi e cose, magari con le giuste diversificazioni, quella prequel fatta meglio, giustamente, una nuova trilogia magari che sviluppi, no, proprio gli ordini, no, come comunque cioè, l'evoluzione che c'è dentro, e non solo due o tre eroi, cioè... Perché per quello c'è trilogia, insomma, che è molto più simile questa qua che ci abbiamo adesso a quella originale. Cioè sarebbe figo magari trilogia originale, trilogia direi Kylo, insomma. Poi abbiamo la trilogia prequel, che è una trilogia più, su certi punti di vista, politica, no? Una cosa molto più... Sì, più spiegone. Una nuova trilogia in quello stile là, no? Secondo me sarebbe molto interessante. Sì, però è lontano il tempo, c'è molta roba in mezzo. Va bene. Bene, per cui concludiamo qua tutta questa diatriba su teorie e tutto Star Wars e gli ultimi Jedi, che ci siamo dilungati anche troppo davvero. Allora, prima di concludere volevamo leggere anche i risultati del sondaggio che avevamo fatto, abbiamo lanciato qualche ora fa sulla nostra pagina Facebook, sondaggio che comunque rimarrà aperto per i prossimi 7 giorni, almeno al momento che stiamo registrando, per cui indicativamente chiuderà mercoledì prossimo, in cui vi chiedevamo se vi era piaciuto o meno Star Wars Gli Ultimi Jedi. Allora, le percentuali di adesso sono un 78% di sì e un 22% di no.
con una media di un centinaio di votanti, perché questo è il risultato, anche come avevamo detto, che molti era piaciuto, molti no, anche per alcune scelte Ryan Johnson aveva attuato per questo film. Spero che sia stato di vostro gradimento questa chiacchierata a tema Star Wars, e con il podcast dedicato ai film ci rivediamo per inizio gennaio, mentre con il podcast in generale l'appuntamento è la prossima settimana con l'ultima puntata di questo 2017. Per cui per oggi è tutto e ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima. Ciao, 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 ciao a tutti. E la forza sia con voi.